Allora possiamo iniziare, ci presentiamo. Sono Alessandra Continenza, prorettrice delegata per la didattica di questo Ateneo e con me il professor Davide Di Ruscio che è referente di Ateneo per il placement, per il settore placement. Come sapete questa giornata è stata organizzata per presentare l'offerta formativa per l'anno accademico 22-23 di corsi mirati proprio alla preparazione, se volete, al mondo del lavoro, come affrontarlo al meglio e come orientarsi anche nel mondo del lavoro. Ringrazio ovviamente il settore cittadinanza studentesca, orientamento e placement che ha permesso, diciamo, che ci ha aiutato nell'organizzazione di questo evento, oltre alla dottoressa Gianna Fattore che è, diciamo, un insostituibile supporto in gran parte delle nostre iniziative. Si alterneranno docenti di Ateneo, quindi ringrazio, diciamo, il personale dell'Ateneo, quindi ringrazio in particolare la professoressa Lina Di Giacomo, psicologa dell'Ateneo, che pure collaborerà durante i moduli, il dottor Di Benedetto, direttore generale dell'Ateneo Aquilano, che pure parteciperà in qualche modo nell'esposizione dei moduli, e poi ovviamente il professor Di Ruscio e il professor Fradocchi che è in giro, che vi parlerà di come fare impresa. E soprattutto poi la giornata sarà costituita da collaboratori esterni, diciamo personale esterno all'università, ed in particolare la ditta Manpower, che è proprio, diciamo, una ditta che lavora con le risorse umane, quindi la dottoressa Domenica Maragna. Poi avremo Angelini, una grande ditta, con la sua responsabile appunto per le risorse umane, la dottoressa Marta Edda Valente. Poi avremo tre nostri ex studenti che si sono lanciati in imprese di successo, diciamo, con start-up ed imprese che camminano con le proprie gambe. E quindi l'ingegner Flavio Di Innocenzo, l'ingegner Antonio Ciccarelli e la dottoressa Isabella Baldini per Dante Labs. Poi ci sarà appunto, entreremo un po' più nel merito di quello che saranno, diciamo, i moduli offerti per la prossima offerta formativa, e quindi il professor Fradocchi, e diciamo una breve esposizione da parte mia degli altri moduli che verranno offerti. E infine lasceremo chiaramente spazio insieme al professor Di Ruscio per domande, manifestazioni di interesse, eccetera. Bene, io nel sottolineare, diciamo, quanto siano importanti questa serie di competenze che d'altra parte collaborano a preparare il bagaglio, diciamo la cassetta degli attrezzi che ogni laureato si deve portare con sé per affrontare al meglio il mondo del lavoro. Quindi servono le competenze, diciamo, disciplinari, le competenze tecniche, ma serve anche sentirsi preparati a che cosa uno chiede dal lavoro, come vuole realizzare le sue aspettative, e quindi anche cercare, diciamo, il suo percorso lavorativo che gli permetta di crescere bene, diciamo, all'interno dell'azienda o delle aziende che avrà, e cercare la soddisfazione nel lavoro, che effettivamente è l'unico motore, diciamo, che ci spinge a lavorare tutti i giorni. E quindi per questo appunto iniziamo proprio con l'intervento della professoressa Di Giacomo, che appunto ci parlerà di come prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro. Prego. Dunque, spesso e volentieri si pensa che laurearsi sia sufficiente per avere un lavoro. Indubbiamente è importante laurearsi per avere un lavoro, è importante avere una professionalità, però. Cosa vuol dire professionalità? E soprattutto, perché adesso, in questa epoca, non è più sufficiente avere un titolo di studio, ma significa inventarsi e costruirsi la propria professionalità nel tempo? In realtà si parla di soft skills molto più che negli anni precedenti, e questo non soltanto rispetto a una generazione che viene fuori adesso piuttosto con delle caratteristiche ben precise, ma anche e soprattutto dopo il Covid. Sono due fattori che si interconnettono entrambi.
Perché si parla tanto di soft skills? Cosa sono queste soft skills? In realtà le soft skills rientrano in quelle che vengono chiamate le life skills e non riguardano specificatamente quelli che sono i nostri saperi, ciò che noi apprendiamo a scuola, in realtà o all'università, soprattutto all'università. Certamente passa per le informazioni e le conoscenze che noi costruiamo nel tempo, ma si interconnettono anche col nostro modo di essere, con il nostro talento, con le nostre caratteristiche. E le nostre caratteristiche sono il motore, come diceva la professoressa, che ci consente di essere dei professionisti in grado di applicare adeguatamente. Non è soltanto conoscere che è importante, è conoscere e soprattutto un bilancio tra quello che noi conosciamo e quello che noi vogliamo realizzare nel nostro percorso professionale e lavorativo, costruirsi come professionisti. Qui nella slide vi metto degli elenchi. Che cosa sono le soft skills? In realtà sono tutte capacità, competenze che noi abbiamo, che abbiamo maturato dalla nascita, in interazione nei vari gradi di scuola che abbiamo frequentato e poi soprattutto in maniera importante durante il percorso universitario. In realtà non è sufficiente soltanto sviluppare queste capacità attraverso il nostro background, significa anche modulare le nostre conoscenze accademiche, quelle che noi maturiamo dentro queste aule, in interazione con i vari docenti e i vari percorsi di formazione che vi vengono proposti, attraverso quelli che sono i propri bisogni. Lavorare, che cosa significa entrare nel mondo del lavoro, soprattutto per quelli che sono i nostri giovani, la generazione Z? Perché diventa importante? In realtà noi come parte accademica, ma come professionisti, abbiamo a che fare attualmente con quelli che sono la generazione Z e quella che sarà poi successivamente la generazione Alpha, ancora più complicato da gestire. Noi a me siamo quelli della generazione X che abbiamo già realizzato un percorso professionale. In realtà il percorso che noi abbiamo costruito è difforme rispetto a quello che il mondo lavorativo adesso chiede a questi giovani. Perché? Perché in realtà c'è stata una trasformazione sia della gioventù, dei giovani, come capacità di conoscenza molto più elevata, molto più veloce, ma anche esposti a una stimolazione, a una realtà formativa complessa. Noi conosciamo la tecnologia, ma nel periodo in cui è stata costruita questa tecnologia. I giovani di adesso, i nostri studenti universitari, i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, in realtà sono cresciuti con la tecnologia. Questo è un gap importante. La loro modalità di conoscere è una modalità molto veloce. Hanno delle conoscenze ampie, sono abili nelle conoscenze proprio accademiche, hanno dei livelli sono performanti ad alto livello. Però quando si va a parlare poi con le aziende, soprattutto con quelli che assumono e che soprattutto grandi aziende, in realtà li trovano impreparati nella capacità poi di riuscire a canalizzare quello che loro hanno appreso, quello che fa parte del loro talento personale dal punto di vista tecnico, per esempio, con quello che però è la propria realizzazione. Avere una professione significa utilizzare quello che io conosco nelle aule per raggiungere dei miei obiettivi personali. E gli obiettivi personali sono obiettivi che riguardano il proprio privato, la propria affettività, ma anche e soprattutto la maggior parte del tempo che noi trascorriamo fuori casa lo trascorriamo sul lavoro. E avere sul lavoro ci sono dinamiche sociali che vanno affrontate. Tutto ciò che si realizza non attraverso esclusivamente quello che noi conosciamo, ma attraverso la nostra capacità di riuscire a risolvere le problematiche, gli obiettivi, i progetti, a costruire anche un semplice progetto, semplice per modo di dire, un progetto deve includere quelle che sono le risorse umane o le persone o i bisogni delle persone. E da questo punto di vista la generazione Z è una generazione che utilizza la tecnologia soprattutto per essere connessi socialmente. Noi abbiamo avuto un'esplosione, e adesso sta un po' modificandosi, però certamente abbiamo avuto un'esplosione dell'utilizzo dei social media anche come metodologia di studio, anche come capacità di relazionarsi con gli altri. Quando si entra nel mondo del lavoro, in realtà questa modalità non è sufficiente, o a volte, come dire, si è stati esposti a una realtà che non corrisponde a quella che effettivamente noi poi viviamo nel mondo lavorativo. Però questo non vuol dire che sono inabili la generazione Z. Al contrario, hanno dei punti di forza, le famose 3C, quella della connected, confident e open to change. Sono tre variabili che consentono ai ragazzi, ai giovani, di poter realizzare effettivamente dei percorsi professionali advanced, molto alti.
ma non è sufficiente conoscerli, non è sufficiente avere un'informazione da manuale, significa saperlo vivere, avere delle esperienze che sono in grado, che fanno in modo che le persone si mettano in gioco e soprattutto conoscono un po' se stessi, conoscano i propri punti di forza ma anche i punti di debolezza. In realtà è una interconnessione, un equilibrio, quando si parla di soft skills si parla di un equilibrio costante tra quelle che sono le conoscenze tecniche, quello che imparate nei banchi, sui banchi universitari o anche DAD, ma anche e soprattutto attraverso quelle che vengono chiamate le competenze trasversali, cioè il modo in cui noi siamo. Non tutti i lavori vanno bene per tutti, non tutti riusciamo allo stesso livello, alcuni mediamente, altri in maniera alta, advanced. Da che cosa deriva questa capacità di alcuni di riuscire meglio di altri? Dalle quelle che vengono chiamate le competenze trasversali, su cui le aziende ultimamente stanno investendo molto nel fare in modo che i propri dipendenti, soprattutto a livello alto, siano in grado di sviluppare quelle che sono le capacità di stare in un sistema lavorativo, applicando e portando ai massimi livelli le loro conoscenze. Significa interagire con un ecosistema professionale, fatto di spazi, di tempi, di relazioni, ma anche di capacità personali. Il connubio tra tutti questi fattori fa in modo che la persona sia in grado, abbia delle competenze che lo facciano sentire realizzato. Non è, recentemente, grazie anche al Covid, soprattutto dopo il Covid, emerge per esempio su tutti i giornali, ultimamente ancora più insistente, notizie riguardo al fatto che c'è una disaffezione al posto fisso, c'è una disaffezione a una modalità lavorativa standard, quella a cui poi noi ci siamo abituati. Ieri era sul giornale un'azienda di moda che lamentava che i giovani vogliono avere tempo per sé, oltre che tempo lavorativo. Articoli di giornale che escono continuamente dopo giovani che hanno avuto un lavoro, per cui uno ambisce a uno stipendio, che è il salario importante per poter partire, in realtà decidono di rinunciare perché quel lavoro non riesce a veicolare bene quelle che sono le sue esigenze. La capacità di realizzarsi da parte delle persone, la capacità di essere un professionista, non tiene conto soltanto delle caratteristiche dell'ambiente, delle esigenze dell'azienda o del sistema lavoro, ma deve tener conto in maniera inequivocabile di quelli che sono i bisogni delle persone. E i bisogni delle persone non sono soltanto i bisogni familiari, il tempo libero, ma anche la capacità di sentirsi adeguato in un contesto. E le soft skills sono proprio adatte a questo, sono effettivamente questo, un equilibrio tra il proprio sé e i bisogni dell'azienda. È un connubio, un equilibrio. All'interno di questo poi effettivamente si realizza quello poi il bisogno di trattenere i talenti, quelli che vengono una topic importante che è quella di trattenere i talenti. Ciascuno di noi ha un talento, lo studio lo fa emergere il proprio talento, la capacità dell'individuo è quello però di saperlo realizzare professionalmente portandolo al top, non soltanto in termini di conoscenze ma anche di produttività personale, in chiave aziendale. Ed è questo quello che affronteremo nei vari moduli che farete con me, che organizzeremo insieme, quello di riuscire a identificare quelli che sono i propri punti di forza, i propri punti di debolezza, non in termini generali, ma in termini di realizzazione di sé come professionisti. E vedremo se riusciremo poi, chi frequenta questi corsi, questi moduli, a effettivamente essere maggiormente realizzato, sentirsi maggiormente realizzato. Bene. Grazie. Non so se ci sono domande, no? Sì, se ci sono domande. Abbiamo non domande? So se se anche da fuori, non so. No, da fuori non ci sono. Da fuori no, tu consegno osservi la chat. Io in realtà ho una curiosità. Prego. No, in realtà qual è la modalità di fruizione di questa lezione? Essendo poi diciamo un tipo di lezione, credo. In presenza. Sì, a parte diciamo la presenza, la modalità proprio di fruizione, comunque il coinvolgimento C'è un coinvolgimento dei ragazzi, c'è una valutazione, l'approcciare per esempio una misurazione delle proprie capacità, che non è una misurazione testistica, psicologica della personalità, ma è ciò che poi in azienda fanno, e anche la capacità, svilupperemo per esempio la capacità di autovalutarsi nel proprio percorso formativo o applicativo, la capacità di essere in grado, che è una competenza che le aziende chiedono molto per esempio, di autovalutazione, cioè rispetto agli obiettivi che ti sei prefisso, quanto hai realizzato, quali sono i punti che vengono approfonditi, come imparare a autovalutarsi, un po' la capacità di critica, una sana autocritica sostanzialmente. Grazie. Prego. Grazie Lina. Bene.
Allora passiamo al prossimo intervento. Abbiamo Manpower che partecipa con la dottoressa Maragna e il dottor Di Fabio. Prego. Ma avete qualche presentazione? No, perché ci occupiamo anche di una simulazione pratica. Ah, quindi faremo una simulazione pratica che coinvolgerà i ragazzi. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Sono Domenica Maragna, Sales and Service Manager della filiale Manpower di L'Aquila. Manpower è una multinazionale che si occupa di ricerca e selezione di personale, di formazione e di orientamento nel mercato del lavoro. Manpower è presente in Italia e all'estero, nello specifico in Italia è presente con più di 200 filiali che operano sul territorio. Abbiamo ovviamente contatti con le aziende, con i candidati e con gli enti locali, che possono essere le scuole, le università, e proprio attraverso questa relazione, questa collaborazione con le università ci occupiamo di orientare i ragazzi nella fase di uscita dal percorso universitario in modo da fornire degli strumenti pratici che possano indirizzarli poi nel mercato del lavoro. Affrontiamo durante i nostri incontri e i nostri interventi diversi argomenti, tra cui come fare un curriculum, quindi dei consigli pratici, anche degli strumenti pratici su come fare al meglio un curriculum, di come approcciarsi ad un colloquio di lavoro, quindi a un colloquio di selezione, quali sono le principali tecniche utilizzate dai selezionatori e quali sono anche gli ambiti che vengono comunque poi indagati in fase di colloquio. Un altro aspetto importante è l'aspetto del personal branding, quindi comunque introduciamo questo concetto e aiutiamo anche poi gli studenti a creare il proprio personal branding, quindi a renderlo il più visibile e efficace possibile. Nell'ambito appunto di questi incontri affrontiamo anche l'argomento delle soft skills e proprio per questo ci avvaliamo di diversi collaboratori esterni, tra cui oggi abbiamo con noi Fabio De Luca, che è un esperto, un professionista formatore che collabora con diverse aziende di rilevanza nazionale e che oggi comunque è qui con noi per approcciarsi alle soft skills anche da un punto di vista pratico. I nostri interventi sono principalmente di taglio pratico, proprio perché comunque vogliamo creare delle vere e proprie simulazioni in modo tale che poi gli studenti si mettano nei panni, quindi comunque si sperimentino in un colloquio di lavoro piuttosto nell'esercitare, allenare le proprie soft skills. Quindi ecco, in questa occasione toccheremo principalmente il tema delle competenze trasversali. Lascio a questo punto la parola a Fabio che insomma si presenterà e presenterà l'altra parte dell'intervento. Prego. Grazie Domenica, intanto buongiorno a tutti e direi benvenuti in questo piccolo assaggio di quello che succede poi in azienda. Credo che noi ci sovrapponiamo un po' anche, anzi siamo proprio in sinergia con le soft skill perché lavoriamo in squadra proprio con... da vari punti di vista. Quello che noi facciamo insieme con Manpower è proprio lavorare su alcune attività pratiche che un po' traducono la differenza tra quando siamo a scuola e quando entriamo nel mondo del lavoro, perché a volte sembriamo schizofrenici obiettivamente, perché a scuola impariamo delle cose e poi nella vita, nelle aziende succede che non ti trovi a essere premiato per quelle cose. Cioè se sai una legge o se sai una cosa, sì è importante, ma se non la sai applicare, se non la sai mettere sul campo, si fa più fatica. Per chi è stato presente l'anno scorso al percorso che abbiamo fatto sul tema del design thinking e sull'innovazione, abbiamo fatto lavorare proprio dei ragazzi dell'Aquila su uno dei problemi di questa città, che è un po' il ritorno a vivere questa città con luoghi di accoglienza per i ragazzi, perché purtroppo il terremoto, io man mano stavo già collaborando e quindi ho vissuto un po' tutte i vari passaggi, è rimasta un po' una parte di cambiamento che ancora non è tornato alla normalità. Non credo si tornerà mai alla vera normalità, però il lavoro fatto l'anno scorso è stato proprio pratico sul cosa fare, cosa proporre anche a chi governa il territorio, perché è bello lamentarsi, però c'è anche di bello di proporre qualcosa e quindi usare il design thinking, che sono 5 fasi, non perché le conosco, ma perché le ho applicate
nella quotidianità. Quindi l'idea era di farvi fare un qualcosina, non sapevamo quanti fossero i numeri, per cui stavo pensando un po'... C'è qualcuno anche online, giusto? C'è qualcuno... Una persona, allora non ha senso andare a modificare più di tanto il... Allora, chiedo a chi è qua in ottica di... anche di sperimentazione, di farsi volontario e di venire qua un po' con noi, o perlomeno avvicinarsi. Poi vi dico, anche solo in questo passaggio centrale, cioè di essere un po' più vicini rispetto a dove siete adesso, perché chi lo sa, purtroppo nella formazione esperienziale, nella formazione che riguarda un po', che è un mix tra assessment, formazione in aula e formazione tramite esperienza, serve un po' più di contatto, anche se oggi col Covid è stato tutto un po' messo in discussione, messo in difficoltà, come... Quindi dai, fatemi da uno che mi rompa il ghiaccio nel muoversi. Dai, che non vi mangio, ve lo prometto. Sputo anche poco, perché chi lo sa, a teatro purtroppo quando si lavora molto sulla modalità... Intanto... E lo so che tu sei... E bene o male sai che non mordo, quindi... Forse. Dice, a porta. Allora, mi dai il nome almeno? Sì, come ti chiami? Sabatino. Ok, di là invece chi abbiamo? Davide? Ernesto? Alessia? Ilaria. Allora, ve lo dico proprio in maniera molto lineare, tu lo sai perché ci sei venuto... queste sono le grandi occasioni anche in azienda, nel senso che ci sono delle volte che ci sono le chiamate, e anche se sembrano un po' una chiamata stile, diciamo, film, se c'è quella chiamata avete un solo treno in quel momento da poter prendere, quindi se vi dico di venire avanti e fossimo in un'azienda vi converrebbe venire avanti, perché è l'unico modo per essere visibili in quell'istante e fare quello che io chiamo le ore di volo, perché ne parlavamo proprio con Domenica, è difficile fare bene gli assessment all'inizio o bene i colloqui di selezione, perché servono delle ore di volo per imparare cosa le aziende cercano, perché non sono le stesse che trovavamo da altre parti. Quindi per quello vi dico, provate a... Bravo Sabatino, che mi sei... I maschi sono venuti prima? Invece no, abbiamo le due che non... Allora, io vi suggerisco, al di là del fatto di farlo adesso, però vi suggerisco come idea che se capita una chiamata conviene, giusto, anche essere... in mezzo, perché tante volte anche sbagliando, perché poi succede anche che a volte mi vengono in mente gli errori più madornali che possono capitare, metto il chewing gum in bocca perché in quel momento ce l'ho e poi non so dove buttarlo, me lo tengo in bocca, e quindi prima grande figura, perché per quanto noi dovremmo essere e andare oltre la cortina di un chewing gum in bocca, l'esperienza ci dice che non siamo ben percepiti. È vero che dovremmo pensare, vabbè, ma dovremmo andare oltre per capire chi è veramente il talento che ho davanti, ma immaginate che per quella stessa posizione ci sono un sacco di persone e che magari non si giocano in quel momento un errore così. E quindi verrà preso qualcuno, e non siamo noi, per delle piccole stupidate, che però se io inizio a impararle, poco alla volta diventa molto più semplice per chi sceglie, perché inizieremo ad avere quella giusta velocità. E questo lo vedo, a me capita di lavorare con Google e nelle agenzie di Google, dove ci sono degli start-up perché iniziano con due persone, poi tre, poi cinque, poi venti, e il problema qual è? Che loro nascono col grande spirito del, io dico, i beginner americani delle Silicon Valley, ma quando iniziano a diventare 15, 20, 25, le dinamiche organizzative sono le stesse che abbiamo nelle grandi aziende, e molto spesso loro selezionano male le persone e si trovano davanti magari alcune volte delle scelte sbagliate, però in parte anche perché chi arriva lì non è così pronto a fare quello che è il lavoro in azienda con le dinamiche di responsabilità che Google chiede, perché alcune aziende sono più di processo. Quindi ci sono già dei processi molto scritti, nel mondo del pubblico ad esempio abbiamo un po' più di struttura, però ad esempio in Google abbiamo delle situazioni dove veramente ti danno in mano la macchina dopo un secondo e ti chiedono di portare a casa qualcosa non avendo mai magari visto come si faceva qualcosa, e quindi bisogna rubare con gli occhi. Allora, per quello abbiamo immaginato una piccola cosa, ma credo che a questo punto non abbia, diciamo, visto i numeri, non ha molto senso, che sarebbe stata proprio un'attività, diciamo, di tipo esperienziale. Avremmo chiesto a un gruppo di persone di risolvere una sequenza con una pallina,
e poi sull'osservazione di quello che accadeva avremmo poi analizzato come cambiano le performance da un punto di vista performance, scusate le parole inglesi che purtroppo nel mondo aziendale sono abbastanza diffuse, quindi i risultati che vengono ottenuti da quel gruppo cambiando le condizioni. Quindi Sabatino immagina che questa pallina gira per questo gruppo di persone, magari si fa un tempo di un minuto e a un certo punto gli si va a mettere una condizione per cui il tempo deve dimezzarsi, quindi a quel punto hai due strade, o migliorare o fare un salto quantico in termini di creatività, quindi hai due competenze trasversali che si attivano. Oh, visto che comunque stiamo lavorando su un gruppo che è un po' più variegato, vi faccio una domanda molto semplice, quindi forse nel tuo caso potrebbe essere che è una domanda che è uscita fuori, quindi ti chiedo di rimanere in mutismo quasi siciliano, non so se vi ricordate, io sono mezzo siciliano e mezzo bergamasco, per cui sono un po' una lato siculo, quindi quello di tenersi un po' il segreto. Allora la domanda è questa, quindi chiedo a chiunque di provare a dare una risposta immediata, quindi proprio in 3 secondi. Esiste, quindi questa è una famosa domanda che pone uno studioso di meccanismi decisionali, e noi in azienda le decisioni le prendiamo ogni istante, ma anche all'università ne prendiamo tantissime, perché scelgo di stare più su un argomento, più su un altro, vado a guardarmi le domande esame prima di studiare, cioè sono tutte scelte che noi facciamo. La cosa interessante è che questa persona studia i meccanismi di scelta e scopre che non siamo sempre così, diciamo, razionali come ci si immagini. Allora la prima domanda che fa è: ma immaginate di avere davanti qua una mazza da baseball e una pallina, e vi dicessero che la mazza più la palla, quindi da un punto di vista proprio del costo, fanno 1,10 euro. Poi ti dice che la mazza meno la palla fa 1 euro e chiede di dirci quanto costerà la palla. E vi chiedo di rispondermi così, d'amblè. 10. Quanti dicono 10? Ok, sì, mi stai dando un segnale con la... Ok, tu immagina che anche la vista a distanza è un po'... 10... Ricordami il nome? Davide. Davide dice 5. E perché? Cosa ha fatto Davide rispetto alla media delle persone che ha in velocità? Perché Davide non ha risposto tra i primi 5. Ha risposto dovendo pensare un po' e quindi consumando zucchero. Questo è l'attivazione di un sistema che si chiama il sistema 2, che Kahneman scopre quando inizia a vedere che le persone non sono proprio così razionali nel prendere decisioni e tante volte rischiano di farsi confondere dalla soluzione più semplice. Allora, in molti dei nostri giochi, quello che noi cerchiamo di fare è attivare questi meccanismi per svelare quanto io posso fare come Davide quando mi serve. Perché purtroppo non lo posso fare sempre, perché immagino che anche chi lavora in facoltà si accorge che non tutti i momenti possiamo essere razionali, prendere decisioni che siano perfette. Certe volte dobbiamo anche iniziare a automatizzare le cose allenandoci. Immaginate un vigile del fuoco che dovesse pensare ogni volta in modo razionale mentre sta dentro le fiamme che stanno divampando. Lì bisogna avere delle procedure che sono talmente naturali, e qua entrano in gioco i giochi, le attività che rendono molto immediato il prendere decisioni giuste, perché per quanto in carenza di tempo riesco lo stesso a prendere la decisione giusta, ma evitando di fare questo tipo di errori, dove la soluzione più veloce, più immediata, non è corretta. La nostra bravura è trovare un modo per individuare che allenamenti fare per far sì che la teoria che in università è tanta ma che si applica facilmente poi alle realtà quotidiane aziendali diventi pratica e ci permette di fare, io lo chiamo l'attivazione sana del sistema 2, perché immagino che dietro a ogni libro che voi fate studiare ci siano delle domande che possiamo far porre ai ragazzi, perché davanti a un problema l'istinto iniziale venga calmierato da un meccanismo un po' più razionale, un po' più guidato, che lo aiuti a prendere decisioni più sane, e noi le chiamiamo più sostenibili nel lungo periodo, dove emozioni e razionalità entrano in gioco in maniera contemporanea.
E quindi quello che vi ho fatto adesso come gioco, rubandolo a Kahneman, ce ne sono vari poi di questo tipo di attività, servono proprio per attivare non tanto la teoria in sé, perché la teoria poi viene detta dopo, ma attivare delle dinamiche che permettono poi a Davide di dire: cavoli, esco da qua che mi sono reso conto che ci sono delle scelte in cui ho bisogno di meccanismi che io chiamo di agguato alla mia normalità, che mi servono per fermarmi e non fare la scelta più immediata, perché certe volte la scelta più immediata mi porta nella direzione sbagliata. E quindi prendermi questi secondi in più, e negli assessment ovviamente il gioco è mettervi in condizioni sotto stress di sbagliare, in modo da vedere come ad esempio cambiate dopo un errore, vedere quanti riescono a fermarsi e attivare il sistema 2, che sarebbe quello più lento, in maniera utile, quanti riescono a comunicare e a calmierare il sistema 1 e 2 tramite il confronto con gli altri, perché una cosa che ad esempio all'università non so quanto si riesca, perché i numeri sono di solito tanti, a far capire quanto invece il gruppo è un fattore che può diventare o utile o inutile, anzi deleterio. L'effetto stadio lo conosciamo, cioè ci sono persone che allo stadio davanti a situazioni di massa fanno delle cose completamente fuori da... Ma noi ci troviamo invece con tante volte che, se Davide sa che io e lui abbiamo due meccanismi di ragionamento diversi, ma conosciamo anche i nomi dei meccanismi, Davide sa rubare a me come io so rubare a Davide, e in azienda questo è richiesto dappertutto. Cioè, se non so comunicare, se non so relazionarmi con la diversità dell'altro, e qua se ti ricordi tu che ci sei stato, noi avevamo anche dei colori con cui andavamo a descrivere le persone e le dinamiche che le persone generano, e quello è uno strumento che normalmente viene trasmesso proprio con l'idea del far accadere che la mia diversità, il mio magari modo di fare razionale dove il sistema 2 è più attivo, comunichi col sistema magari di Domenica che è più emozionale e riesce a essere molto più interattivo, ma se entrambi riconosciamo il valore dell'altro comportamento, siamo più bravi nel portare le soft skill come strumento di lavoro di squadra. Ma se non lo facciamo, il rischio è che quando entriamo in azienda sembriamo degli alieni rispetto a una dinamica. Tra l'altro scopriremo anche cose particolari, che le aziende non sono l'ideale che noi immagineremmo, né quelle pubbliche né quelle private, ci sono un sacco di cose strane, ma lo dico anche nella nostra, perché non è che perché uno è Manpower e fa formazione sia sempre in ogni situazione perfetta, ma l'ottica è di miglioramento continuo, quindi magari quello che si fa è non essere perfetti oggi, ma nel tempo continuare a fare un kaizen, come li chiamano i giapponesi, di miglioramento continuo. Io non so se fare, diciamo, raccontare altro, al limite quello che vi posso chiedere è: voi avete mai fatto un assessment? Un assessment, sapete cos'è innanzitutto? Allora, è una, in termini di inglese è proprio valutazione. Ci sono due tipologie, quindi poi semmai mi aiuti a correggere se io mi occupo più della parte di disegno di sviluppo d'aula, però lavoro molto con gli assessor, perché in molti casi io cosa faccio? Valuto Sabatino e cerco di capire che competenze ha in termini di comunicazione, di organizzazione del lavoro, in termini di leadership, in termini di, che ne so, comunicazione, capacità di influenza degli altri. Esce fuori dall'assessment con una serie di prove che, ad esempio, Sabatino è meno bravo nella parte customer care, per cui è meno capace di comunicare e ascoltare, ma è un organizzatore folle, quindi è bravissimo a organizzare. E magari Davide invece, al contrario, in quello stesso assessment esce che è bravissimo a influenzare il gruppo, però da un punto di vista dell'organizzazione precisa non è così bravo. Allora cosa faccio? Io, avendo un'azienda dove ho bisogno di entrambe le persone, ma in due posti diversi, uno lo destino alla parte più commerciale e l'altro lo destino più alla parte magari operativa di supply chain o attività di organizzazione aziendale, dove la precisione e l'organizzazione sono quella parte che serve in più. Quindi l'obiettivo qual è degli assessment? Cercare di creare una sorta di valutazione che sia un po' più precisa del solo intervista, perché immaginate che se vengo da voi e per intervista, è questo che immagino che capiti anche a te quando ti capita di parlare con le persone, cioè tutte le persone che vengono colloquio con noi si vendono un po' di più normalmente di quello che normalmente sono, cioè si cerca di esagerare un po', ma perché esiste un po' il fenomeno della macchina usata, che se ti dicono che è 50.000 km tu gli metti almeno altri 20-30.000 km.
il vecchio modo di valutare, come dire, sicuramente hanno conteggiato, hanno tirato indietro il... E la stessa cosa vale un po' nelle valutazioni. Quindi è chiaro che in assessment hai un maggiore potenziale di precisione, perché osservando in due le dinamiche che accadono, se tu mi dici che sai comunicare, io ti vedo mentre lo stai facendo, in una situazione molto stressante, perché ovviamente sei tutti con lo stesso obiettivo, far bella figura, e tutti che cercano di farlo anche a scapito degli altri, ma questo noi lo osserviamo, perché se lo fai a scapito degli altri, sai già che in azienda una delle cose che succederà è che potresti fare cose a scapito degli altri, e a noi quanto ci mette in difficoltà se scegliamo qualcuno che è bravo, competenze pazzesche, ma crea difficoltà nel gruppo. Per noi è molto meglio uno un po' meno bravo, ma che abbia una capacità di accordarsi col gruppo, accordarsi proprio dall'idea della corda musicale, non mettersi da solo d'accordo, ma proprio con l'idea di entrare in un sistema che ha già delle dinamiche, che funzionano e che dobbiamo cercare di bilanciare. Quindi questo è un po' il lavoro che noi facciamo. Poi formazione e assessment si comunicano insieme, perché loro mi danno la valutazione potenziale, quello che Davide, ok, magari ha delle capacità. Adesso ti chiedo tre cose che tu sai far bene, perché questa è una domanda, tra l'altro ti lascio un attimo così, però è una domanda che in selezione proprio così viene fatta, tra l'altro a bruciapelo, tre caratteristiche tue, e tu dici ma che serve? Poi magari ve lo chiedo, ma come mai vi viene fatta questa domanda così a bruciapelo? Quindi sei anche in grado, davanti a una situazione di imposizione procedurale, di fare quello che ti viene detto senza... Facilmente. Ora vi faccio una domanda, e questo quindi vi chiedo di essere un po' selezionatori con me e un po' assessor con me. Come faccio a essere certo che dica la verità a Davide? Perché questo è il lavoro che poi faranno le persone che fanno la selezione, capire se quello che ha detto Davide ha una consistenza oppure no. Come facciamo? Ok, io ce l'ho davanti, sono divisi da una scrivania, in questo caso siamo solo in colloquio individuale, per cui non posso osservarlo davanti agli altri. Come faccio a verificare se quello che mi sta raccontando è effettivamente vero oppure se... E come lo fai a... Quali sono gli elementi che potresti cercare di analizzare, ascoltare, osservare rispetto alla frase di Davide? Questa è una bella domanda, perché ci aiuterà a prepararci quando andiamo in colloquio. Da come si approccia per dire quello che è stato chiesto. Ok, quindi cercare coerenza. Ma rispetto alla costrizione, lui ha detto, almeno per quello che ho capito io, sono in grado, se mi danno una cosa da fare che anche io potessi non condividere, sono in grado di portarla avanti lo stesso in una logica quasi coercitiva, nel senso l'azienda mi chiede di fare una cosa, io non ne sono così convinto, ma comunque mi metto lì e lo faccio, sono uno che riesce a stare anche in un contesto aziendale un po' perlomeno dove c'è un po' di routine. Ok, e io per sapere se è vero quello che dice Davide devo trovare, perché posso capire se è coerente in termini di comunicazione vedendo se è assertivo o comunque usa un tono di voce di un certo tipo, ma su questa cosa qua non posso osservarlo, l'unico modo sarebbe osservarlo in azienda e vedere se è così, se no posso fargli delle domande. La prima domanda che mi viene da dire è: ma l'ultima volta che ti è capitato di avere questa caratteristica manifesta, quando è stato? E cosa hai fatto? In che condizioni eri? L'ultima volta, quindi racconti proprio l'ultima volta in cui ti sei sentito che hai fatto, esercitato una cosa che, diciamo, non avresti mai fatto se non ti avessero obbligato a farlo. Non li avresti voluti fare. Ok, ora
ti posso, diciamo, tanto siamo in, una, in un contesto protetto. Mi verrebbe da dire che in questo momento, da come è ripartito, e io ho tarato la possibile aspettativa molto alta, nel momento in cui mi dici questa risposta ti dico la mia aspettativa in termini di risultato si abbassa molto. Ti faccio un esempio semplice. Mi è capitato una volta che trovo una persona che deve venire con noi nel nostro gruppo a fare e-learning, quindi attività di formazione a distanza tramite computer. Noi eravamo un gruppo, all'epoca stavo ancora dentro Pfizer come azienda multinazionale, quella che oggi è famosa per il vaccino, e mi ritrovo che questa ragazza mi dice: io sono molto flessibile, sono molto capace a gestire le cose con flessibilità. Allora, visto che l'azienda richiedeva un sacco di flessibilità, io dico: oh, buono. Il mio collega, che era un po' più sgamato di me, dice: ah, sì sì, buono, buono. Mi fai un esempio di una situazione in cui sei stata flessibile e che davvero ti sei detta brava, brava? Guarda, una volta stavamo andando, avevamo l'azienda basata a Roma, ci mandano a fare un'attività, dovevamo andare a fare un'attività a Pomezia, che immaginate sta una trentina di chilometri a Roma, insomma. E loro, sì, la Pontina è vero che è un po' un sacrificio, però insomma è un, si fa, non è una... E lei racconta che all'ultimo il suo capo non riesce a essere presente perché si ammala, e la sua flessibilità è stata andare lei al posto del suo capo a presentare il progetto, era beta, perché non so era se era la seconda o la terza versione che stavano portando al rilascio. Quando ci siamo ritrovati così, ho detto: vabbè, ma la parte difficile qual è stata? In realtà io non guido, e quindi arrivare fino a... Immaginate, quindi anche lì flessibilità era partita in un certo modo e ci siamo ritrovati che non era il tipo di flessibilità che cercavamo noi. Perché poi ogni parola, e questo Domenica credo che tu lo conosca meglio ancora di me, ognuno di noi gli dà un significato diverso, ma immaginate che noi che siamo pagati per cercare di scegliere, dobbiamo cercare di far sì che voi abbiate la bravura e la scafatezza di trovare esempi, che non serve che siano sull'università, a me va benissimo se mi riprendete dall'università, immagino, professoressa, non mi ricordo il suo cognome, Continenza, immagino che anche lei faccia fare dei lavori o comunque preveda che ci siano delle interazioni tra le persone, quindi anche gli esempi di quello che succede in aula possono essere esempi di comunicazione, organizzazione, leadership e cose del genere, ma l'importante è quando date una caratteristica vostra, quindi comunicazione o qualunque competenza, soft skill come la definite prima nella presentazione precedente, noi dobbiamo poi arricchire di esempi che siano coerenti con quello che è quella frase o quella caratteristica, che se no il rischio è che da che siamo qua ci si abbassa qua. Se io vi dico: so parlare in pubblico, poi mi chiedi un esempio, io ti dico: guarda, sì, lo faccio con 10 persone una cosa. Se mi creo un evento o racconto di un evento dove ho parlato in inglese in America con 200 persone davanti, la taratura dell'esempio è un po' diversa. Per cui la bravura nostra, poi Sabatino è vero, se lui mi dice comunico qua e poi lo vedo che fa difficoltà a parlare con me, mi rendo subito conto che l'obiettivo, che il, probabilmente c'è qualcosa in quello che mi sta raccontando che non fila. Ma l'importante è che ci prepariamo, e questo è una delle cose che faremo insieme, è proprio di iniziare a prepararci con le ore di volo, nell'ottica di studiare le cose giuste che servono per coordinarci e accordarci con la preparazione universitaria che avete, ma poi anche andare nella pratica a fare assessment, a fare delle attività di formazione che usano le stesse, molte volte, attività, palline, sedie che vengono usate in modo un po' diverso, problematiche da risolvere, meccanismi strani con cui vi faremo un po' interagire, ma l'obiettivo è quello di portarvi pronti in, dal mondo del lavoro, cioè anzi dal mondo dell'università al mondo del lavoro, avendo un ponte più stretto, cioè dove si possa più semplicemente andare poi ad avere la caratteristica giusta, quella che serve per far sì che Davide, e io me lo auguro per te, trovi subito, a parte la forza di finire tutti gli esami, o forse li hai già finiti, non so. Finito, ok, perfetto, quindi di avere la forza di andare poi nell'altra parte della barricata, non so in quale città, se qua dentro, se a Milano, se a Roma, perché poi ognuno di noi ha voglia di anche sperimentarsi, e l'importante è che vi vendiate in modo sano, e sappiatelo, noi comunque abbassiamo da quello che viene detto un pochino la valutazione, quindi ci sta che ci vi vendiate al meglio, sta a noi poi essere bravi a tararvi giusto, ma l'importante è che
vi arricchiate di tutte quelle scelte di esempi che ti aiutino a dire ok, sono uno che sa stare nelle, diciamo, nelle procedure che l'azienda mi dà. All'università effettivamente magari ho studiato un esame in cui la professoressa mi chiedeva di studiare a memoria 30 elenchi e io, anche se non condivido lo studio a memoria, mi sono messo lì e me li sono studiati tutti. Poi ho fatto un'altra cosa e mi sono studiato tutto in quel modo. Allora già, come dire, si è arricchito di una situazione, non tanto tutti gli esami, che diciamo per quanto sia, mi rendo conto che quando arrivi verso la tesi ci sia una sensazione della speriamo che si vada verso... Anche perché poi il lavoro è, tra virgolette, un po' diverso, anche da, per alcuni è un po' più divertente del fatto di studiare, però rimarrà sempre, se mi chiedete a me quanti libri leggo in un anno, io ne leggo più di 30, quindi non so quanti libri ci siano per gli esami, ma considerando che lavorando e studiando ti capita di leggere, non so adesso quale sia anche il fabbisogno nella sua, però immagino che la lettura sia una base, quindi aver imparato a studiare è una delle cose più importanti, perché non si smette, poi cambiano le normative, cambiano le procedure, in azienda ci sono sempre delle cose da imparare di più e nuove, quindi quello fa parte del nostro normale. Il resto sarà divertirsi a metterlo in azione, che sabacchettino può essere divertente, ma deve essere anche con voi che quando vi si chiama abbiate subito la prontezza di mettervi in mezzo e di farvi vedere, perché è difficile, cioè noi non siamo, cioè ne abbiamo tante di persone che ci chiedono. Se non siete voi a essere visibili, è difficile riuscire a vedervi. E quindi il rischio è che all'inizio, non so Domenica come sei messa tu nell'osservazione, quanti se ne perdono che non hanno la faccia tosta nel senso buono del termine del farsi vedere, e farsi vedere senza offuscare gli altri, perché questa è la cosa difficile, cioè non dare una gomitata a destra per cercare di essere più visibile, ma essere in grado di far sì che sono visibile insieme agli altri. Quindi, non so, lascerei a te la parola per la chiusura. Ti ringrazio innanzitutto. Ecco, avremo modo comunque di mettere in pratica, di sperimentare insieme questi argomenti. Per quanto riguarda l'assessment, noi abbiamo anche una struttura interna in Manpower, quindi faremo anche delle simulazioni pratiche. L'assessment, ecco, vi do giusto una definizione di assessment, è una valutazione oggettiva, quindi uno strumento di valutazione oggettiva delle competenze soft, perché come abbiamo ampiamente detto, insomma, oltre a quelle tecniche, le aziende richiedono le competenze soft ed ogni azienda ed ogni ruolo ha le proprie competenze soft, quindi come diceva anche prima Fabio, magari per un ruolo serve essere creativi, per l'altro invece serve saper collaborare. Per cui, ecco, non c'è uno standard fondamentalmente, abbiamo tante competenze soft che possono essere diciamo comunque osservate e oltre al colloquio di selezione classico che rimane comunque, è la prima fase, spesso le aziende sempre più spesso associano lo strumento dell'assessment che può essere individuale o può essere di gruppo. Quindi avremo modo ed sarà anche divertente perché vi troverete comunque a sperimentare questo metodo e a osservare anche voi la propria personalità, le proprie competenze, quindi a rifletterci. E quindi vi aspettiamo insomma, per questi incontri che hanno appunto l'obiettivo proprio di darvi degli strumenti pratici. Ecco, i nostri interventi sono molto di taglio esperienziale proprio perché cercare lavoro è un lavoro. Insomma, bisogna mettersi in gioco, bisogna saper selezionare anche, no, dall'altra parte, quindi anche il candidato deve saper selezionare l'azienda migliore per se stesso, deve saper comunque trovare gli annunci e farsi trovare dalle aziende in cui vuole lavorare. Per cui sono tutti argomenti correlati tra di loro, ma per essere visibili, per poter essere visibili, è importante anche creare il proprio personal branding. E anche su questo faremo delle simulazioni pratiche. Mi verrebbe in chiusura solo di chiedervi una cosa: qual è un'aspettativa per questo tipo di percorso che vi piacerebbe che venga soddisfatta e per far sì che siamo tutti alla fine? Immaginate di aver scelto questo percorso, di aver quindi deciso di intraprendere il percorso con Dominga, con tutte le persone coinvolte,
e di essere contenti di aver raggiunto l'obiettivo. Ho trovato quello che mi serve, quello che mi servirà, e quindi io. Cosa dovrebbe essere accaduto? Cosa vi piacerebbe che accadesse? Intanto Davide, devo dire, si mostra molto, quindi questo è un elemento che in assessment si osserverebbe, tra l'altro lo fa anche con modalità molto, molto accordante. Questo lo dico perché questa è una delle cose che iniziamo quindi poi a ragionare, cioè come fare a essere dentro un gruppo, riuscire a farci vedere senza entrare in collisione con gli altri. La cosa che dici, tra l'altro, è proprio l'idea dell'insight, quindi creare dei momenti dove in inglese vuol dire avere una sorta di visione nuova interna che ci fa vedere le cose in modo nuovo. E quindi sicuramente il percorso, da questo punto di vista, speriamo possa, anzi, di solito riesce a farci vedere le cose anche con sfumature diverse. Quindi grande Davide. Io prima andavo a laureare. Vabbè, però tu immagina... Mettiamo nella condizione migliore che ci sei riuscito, hai superato gli esami, che a un certo punto hai l'idea di creare, diciamo, una certa condivisione tra i vari aspetti che sono un po', diciamo, opposti. Ok, cosa intendi per quello? Quindi trovare una soluzione che unisca questi tre punti di vista. Sì, faccio un esempio. Le prime cose mi sono venute in mente. Tu perché fai cose umanitarie e fai cose sportive e fai... diciamo, sì, sono un po' un... Poliedrico. Poliedrico. Eclettico. Esatto, o come... Un po' poliedrico, sì. Ok, perfetto, grande Sabatino. Poi su questo ci ragioniamo, ad esempio, una delle cose che in azienda funziona tantissimo è avere uno scopo oltre. Quindi... ad esempio creare delle occasioni in cui noi, ad esempio, collaboriamo con dei clown dottori. Molte delle metodologie che usiamo in aula nascono proprio con le metodologie di chi fa il clown dottore in ospedale, ed è molto bello perché unisci, diciamo, dai lavoro a una parte dei clown dottori che normalmente ha un rimborso ma è molto relativo, e in più fai qualcosa che fa star bene le persone, perché alcune delle metodologie anche in azienda possono funzionare. Considera che la risata è uno dei meccanismi che serve per abbattere il cortisolo. Il cortisolo è quella parte sana che esiste di stress, è l'ormone dello stress, ma fino a un tot è sano, oltre un tot diventa insano. Quindi è come una gaussiana classica, per cui quando sta sotto diciamo una certa soglia funziona bene, perché senza cortisolo non sei attento, non hai... È un po' quella sensazione che avete probabilmente la sera prima degli esami, che sembra di non ricordarsi nulla, e poi arriva il giorno dell'esame in cui, se ti sei preparato, tum, ricordi tutto e non hai la possibilità di andare a guardare sul libro. Quella parte dove hai la visione, ecco il cortisolo sano. Certo, se tu ti sei iper preparato, l'effetto è il contrario, cioè arrivi là, non mi ricordo più nulla, boom. Devo imparare a stare nel sottosoglia. Quando lavori con la risata, cioè uno dei meccanismi migliori per poter navigare lo stress è quello di saper giocare un po' la carta del disinnescare. E nel disinnesco la risata e la battuta può essere un ottimo strumento lì. Quindi non si sa mai che non riesca a trovare tu. Io vi ringrazio intanto, grazie Sabatino, grazie Davide per aver contribuito, grazie a te per averci, dottoressa Costanza. Ci rivediamo perché saranno, diciamo, parte del modulo proprio di soft skills e orientamento al lavoro, che illustrerò più tardi e che partirà tra ottobre e dicembre, cioè sarà nel periodo ottobre-dicembre del prossimo anno accademico. Quindi loro riferivano, diciamo, del modulo che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi, diciamo, come Ateneo stiamo preparando, diciamo, un'offerta formativa che aiuti, diciamo, gli studenti, appunto, ad approcciare questo scalino che gli si pone davanti nel migliore dei modi. Tra l'altro, quello avanzato. Stiamo aspettando quello. No? Tra l'altro,
i ragazzi dell'anno scorso mi hanno contattato, hanno fatto una tesi proprio qua. Sì, lo so che c'è stato. Sì, lo so che c'è stato un seguito. No, l'interesse c'è, perciò diciamo stiamo continuando queste attività e vorremmo metterle a sistema in modo che diciamo tutti gli studenti possano avere nel loro percorso la possibilità di accedere a queste competenze. Bene, grazie e ci risentiamo per... grazie mille. Bene, allora adesso è la volta del dottor Pietro Di Benedetto, il nostro direttore generale, e uno dice che c'entra il direttore generale di un ateneo in materia di soft skills, e invece ci parlerà di come diciamo queste competenze servono anche nel pubblico impiego e parecchio. Come no? Prego. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io fra l'altro sono stato selezionato con un concorso pubblico che aveva 24.000 domande, poi si sono presentati in 15.000 alla preselezione e poi siamo usciti fuori in 100 dirigenti delle pubbliche amministrazioni attraverso il corso concorso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. E io sono convinto che non ero più preparato degli altri, però magari avevo alcune... doti che mi hanno aiutato in quel caso nell'esame e poi magari nella vita. Allora, se vogliamo parlare di come quali sono le competenze che servono per lavorare in una pubblica amministrazione, dobbiamo prima pensare al fatto che la pubblica amministrazione è in una fase di cambiamento, non è più la pubblica amministrazione di una volta. In realtà questo cambiamento ha una certa durata lunga, perché il primo progetto di legge del 1868, dopo che il Regno d'Italia era stato fatto nel 1860, quindi diciamo è una storia che potrebbe scoraggiare, no? Insomma, dire che la pubblica amministrazione cambierà. Ce n'abbiamo una del 21, eccetera, poi ce n'abbiamo la Commissione Giannini negli anni 50, poi ce n'abbiamo negli anni 70, poi Bassanini, cioè ce n'abbiamo avuto la Madia, ognuno ha cercato di fare ovviamente l'attuale ministro della funzione pubblica. Ora, partivamo da un'amministrazione dello Stato, dopo l'unità piccola, c'erano 3.000 persone, adesso parliamo di milioni di dipendenti pubblici, erano 3.000. Ma perché? Perché la pubblica amministrazione si occupava di poche cose, si parlava di Stato guardiano, lo Stato si occupava di riscuotere le tasse, di garantire la politica estera e l'ordine pubblico e la difesa, basta. Poi mano a mano invece lo Stato si allarga nei suoi compiti e questo pubblico amministrazione già nel 1914 era centuplicata rispetto al numeri iniziali, ed era una pubblica amministrazione essenzialmente meridionale e giuridica. Le due cose sono strettamente connesse. La cultura giuridica era lo sbocco, diciamo, tipico delle persone della borghesia meridionale, ed era anche quindi il naturale sbocco di lavoro di queste persone. Nella Costituzione, vi tralascio poi tutti gli altri aspetti storici, è però detta una cosa importante: alla pubblica amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge. Quindi l'elemento fondamentale per lavorare in una pubblica amministrazione è superare un concorso. Poi l'articolo. Tutta la pubblica amministrazione, tutta la Costituzione dedica solo questi due articoli, però diciamo fissa questo aspetto fondamentale. Dagli anni 80 però del secolo scorso, quindi dal 1980 circa in poi, cambia, e quindi questo ci dà la misura che forse questa... cambiamento della pubblica amministrazione non è più quello di Cadorna, quello raccontato, voluto dall'alto, eccetera, ma perché c'è una spinta dal basso, perché lo Stato comincia ad andare in un momento di crisi finanziaria, nel senso che chiede troppe tasse per il tipo di servizi che offre ai cittadini. I contesti sociali di riferimento mutano velocemente, abbiamo tante nuove emergenze, una ogni giorno, immigrazioni, l'emergere di valori identitari circa la tutela delle persone con disabilità, circa la parità di genere che viene in avanti, il rispetto del linguaggio e così via. Chiaramente questa politica, questa cosa qua io posso parlare per 4 ore, però oggi, diciamo, andiamo veloci, quindi non perché...
Quindi c'è una crisi di questo modo di governare la pubblica amministrazione che era, diciamo, inserita in ogni momento della vita dello Stato, della vita sociale, attraverso le partecipazioni pubbliche, attraverso il fatto che lo Stato andava ad occuparsi di ogni questione della vita sociale. Va in crisi il sistema di welfare, perché devo pagare 50 euro per un ticket quando già ti pago le tasse? Allora sti 50 euro lo pago alla clinica privata. Vanno in crisi soprattutto le amministrazioni che non fanno parte di quella ristretta cerchia dei ministeri, diciamo, dello Stato guardiano, dei ministeri di potenza, dicono i francesi, dove lo Stato esercita le sue funzioni fondamentali. Vanno in crisi quelli che si occupano di funzioni che potrebbero in teoria essere anche svolte dal privato, principalmente la sanità, l'istruzione, l'università. Quindi noi siamo in prima linea sotto questo aspetto. Chiaramente emerge anche, ed è quindi poi un ritornello che troveremo sempre nella stampa, l'idea dell'inadeguatezza della pubblica amministrazione. Questa pubblica amministrazione burocratica rallenta i processi, perché? Perché ha le sue caratteristiche. In realtà è un processo sistemico, perché davanti a momenti di innovazione, a momenti di rapido cambiamento, avere un'impostazione di tipo giuridico funziona male, ma anche proprio per come è organizzata la pubblica amministrazione, che agisce per procedimenti normati, perché la norma presuppone degli effetti automatici, è un po' come i computer. Cioè, se succede questo, allora è tutta una basata su un sistema binario di if then, e quindi richiede situazioni di stabilità, di prevedibilità. Se invece siamo in un periodo di incertezza, di rapido mutamento delle condizioni, serve flessibilità, serve sperimentazione, serve discrezionalità. Cambiano quindi i parametri che hanno sempre condizionato l'agire e quindi la scelta degli attori dentro le pubbliche amministrazioni. Quindi si scopre, fra virgolette, negli anni 80 e poi negli anni 90 il concetto di risultato, la norma diventa solo la cornice entro la quale svolgere l'attività, si allarga l'ambito della discrezionalità, con tutta una serie di cose di cui parleremo un'altra volta quando parleremo di etica, che comporta anche la possibilità di corruzione, perché maggiore la discrezionalità, maggiore la possibilità di comportamenti non corretti. Le pubbliche amministrazioni non sono più viste come istituzioni, fanno quello che gli pare, ma sono erogatori di servizi, al pari di altri erogatori di servizi, e questo sempre in un ambito più largo di un ventaglio più largo di possibilità. Diventano centrali i concetti di programmazione e qualità, e qua servono altre competenze che fino a ieri non servivano, e la PA diventa appunto orientata al risultato. Quindi, ad un approccio giuridico formale dove contavano solo regole e procedure, ora siamo al servizio del cittadino utente, servono la qualità del servizio, la customer satisfaction, controllo sulle performance, insieme ai controlli di legittimità che sono meno invasivi, maggiore trasparenza, quindi tutte le regole, che però poi si traduce in regole, perché chi lavora sa bene che tutte il GDPR è un insieme di regole sulla trasparenza. E tenendo presente però che la customer satisfaction in una pubblica amministrazione non è la stessa cosa che nel privato. Nel privato è un rapporto a due: ho mangiato bene, ho dormito tranquillo, la camera era pulita, il servizio mi è stato consegnato in una settimana. Nella pubblica amministrazione non è uguale, perché con Sabatino, Davide, eccetera, la massima della customer satisfaction è che si laureano in un anno col massimo dei voti, e sarebbe la customer satisfaction. Ma noi abbiamo un terzo incomodo nel rapporto con il nostro utente, che è l'interesse pubblico, perché ci piacerebbe che poi la casa che costruirà l'ingegner Sabatino si regga in piedi, perché i calcoli l'ha fatti bene, che l'operazione di appendicite che mi farà il dottor Davide non mi porti
all'altro mondo, insomma. Quindi c'è questo interesse che in qualche modo cambia il concetto di customer satisfaction. Tutto questo cambiamento si è tradotto in un lento e difficile mutamento delle modalità di reclutamento delle pubbliche amministrazioni, che era tradizionalmente basato sulla verifica del possesso di competenze derivante da processi di istruzione formale. C'è la laurea, hai studiato, c'è una specializzazione, ti ho fatto l'esame, sai quelle materie, quindi soprattutto su prove di carattere mnemonico. Tant'è vero che esistono tanti routinier dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni che li fanno a tappeto, non gli interessa quali è pubblica amministrazione, perché tanto le prove sono e sono incentrate ovviamente, anche se non esclusivamente, su argomenti di tipo giuridico. Del resto, gli stessi processi di reclutamento sono stati e tuttora vengono gestiti da persone, dirigenti, professori, che magari derivano da una cultura di tipo giuridico e quindi non fanno altro che ricercare nei candidati quello stesso tipo di formazione che è tipica del loro essere. Ora, questo era sicuramente congeniale alla pubblica amministrazione prima del cambiamento, quello vero, diciamo, quello che parte dal basso, no? Quello di Cadorna. E non era così invece in una nazione a noi vicina, che è la Francia, dove accanto a una serie di grand corps di carattere giuridico, come il Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Ispettorato Generale delle Finanze, eccetera, eccetera, c'erano corpi di alti funzionari tecnici, e tuttora ci sono, che quindi richiedevano competenze di tipo completamente diverso, di tipo, ancorché di carattere tecnico, però tecnico-operativo. Del resto è tipica della nozione in scienza della formazione che ci devono essere i tre saperi: sapere, saper fare, saper essere. Quindi il sapere e il saper fare erano concentrati in questi corpi tecnici, il solo sapere è un saper fare giuridico, diciamo, in quello dei corpi a carattere giuridico. Questo mutamento ha portato anche l'emergere dell'ICT. Quindi poco alla volta nei nostri concorsi si sono fatto largo anche la richiesta di alcune conoscenze che sono comunque di carattere hard, quali sono la conoscenza delle lingue straniere, in particolar modo dell'inglese, e conoscenze di carattere informatico. Ma non basta, ormai non basta più. Per queste esigenze così fluide, nuove, non bastano solo le competenze hard, come diciamo ereditiamo anche dal mondo del privato, occorrono anche competenze trasversali in grado di creare quegli ibridi che sono necessari per poter gestire questi continui mutamenti. E queste competenze hard devono essere integrate da competenze soft, abilità cognitive, relazionali, gestionali, come il problem solving, capacità comunicative di relazione. Non si fa niente se non si comunica, ormai non l'hai fatto. Abilità di negoziazione, molto importante, capacità di motivare i collaboratori, capacità di delega, che spesso viene trascurata, ma in realtà è un elemento fondamentale per non risultare poi accentatori ed oppressi rispetto alla quantità di lavoro, gestione dei conflitti, e flessibilità, disponibilità all'innovazione, eccetera, eccetera, poi insomma sono cose. Quindi nella pubblica amministrazione non si è mai dato grande rilievo alle soft skill nei concorsi, non era una cosa importante. Il più delle volte si andava a vedere se ci avevano delle competenze appunto di tipo hard, quelle soft no. Attualmente considerate che il 16,3% dei dipendenti pubblici ha più di 60 anni, solo il 4,2% è sotto i 30, quindi ragionate un attimo su che mondo vi piace, cioè in che contesto ci si muove. Il tempo di formazione medio destinato a ogni dipendente è circa 1,2 giorni l'anno, formazione incentrata principalmente sul tema di competenze specialistiche, giuridiche, amministrative, in minima parte competenze digitali, e le lauree predominanti nel pubblico impiego sono quelle giuridiche ed economiche, specie tra i dirigenti. Ovviamente le capacità richieste, specialmente in tema di soft skill, cambiano a seconda del grado. Cioè, se stiamo parlando di un usciere, di un impiegato, di un funzionario responsabile d'ufficio o di un dirigente, ovviamente allargheremo e differenzieremo il campo delle competenze richieste.
su questi presupposti non sorprende quindi che nella pubblica amministrazione manchino figure tecniche come esperti in appalti, esperti digitali, esperti ambientali e in monitoraggio e controllo, gli statistici, perché ormai senza i dati qualcheduno ci insegna qua vicino che non si va da nessuna parte, che sono necessari per gestire dei momenti di grosso cambiamento. Attualmente stiamo vivendo il più grosso momento di cambiamento degli ultimi almeno 30 anni, che è il PNRR, che è una montagna di soldi buttati sulle pubbliche amministrazioni da spendere in poco tempo bene, perché se no fanno più danno di quello che del bene che potrebbero fare. Quindi l'adozione del PNR ha sollecitato il governo a fare dei provvedimenti per innovare la pubblica amministrazione, e infatti ci sono nel piano degli interventi di digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, innovazione nella pubblica amministrazione, PA capace, reclutamento di capitale umano, PA competente, rafforzamento e valorizzazione del capitale umano. Già sono in corso una serie di iniziative che la professoressa Continenza conosce bene: laureare i dipendenti pubblici, fare master, eccetera, formazione, che comunque si scontrano con mille difficoltà di carattere operativo. Il PNRR sottolinea la necessità di un rafforzamento delle PA che preveda un massiccio rinnovamento generazionale, con un progetto innovativo di reclutamento realizzato con bandi moderni, celeri, attenti alle competenze disciplinari e organizzative necessarie per le missioni strategiche e alla parità di genere nelle posizioni apicali. Ci hanno messo dentro tutto, come era giusto, eccetera, però non è facile da gestire. Però, soprattutto nei concorsi pubblici, si prevede modalità di selezione secondo modelli già adottati dalle istituzioni europee, come il modello EPSO, che saranno quindi volte a valutare anche le capacità relazionali, motivazionali, attitudinali e di problem solving, cioè le soft skill, capacità di lavorare in gruppo, di adattamento, ragionamento, gestione dello stress, senso dello Stato, capacità di dare allo spazio pubblico, al bene comune, il giusto valore. Bellissimo. Ora, capite che stiamo facendo un viaggio nell'iperspazio, cioè partiamo dal concorso in cui si faceva il tema di diritto amministrativo e stiamo arrivando a... che però sta roba, questo viaggio nell'iperspazio veramente dura pochi centesimi di secondo, perché già dobbiamo fare questi bandi, già siamo in questa situazione. E diciamo nell'investimento 2.2 PA capace si prevede che appunto ci sia la necessità di valutare le soft skill nei concorsi. Questo certifica a pieno titolo l'importanza delle soft skill. Da direttore generale, io le mie soft skill in maniera empirica me le sono valutate ogni giorno, me le valuto ogni giorno, perché lo so chi è che lavora bene in gruppo, chi è che è bravo ma deve lavorare da solo e combina un guaio se sta insieme agli altri perché è un solista, eccetera. So quello che ha capacità di leadership, il gruppo che funziona bene e che non toccherei mai perché se inserisci o togli un elemento rischi di... Però in questo caso si chiede di selezionare le persone che arrivano con determinate caratteristiche. Ora hanno già fatto dei bandi tipo la funzione pubblica che stabiliscono alcune spazi relativi alle competenze, ma se vi andate a spulciare, come ho fatto, alcuni bandi che sono già sulla Gazzetta Ufficiale, trovate frasi come questa: è di un comune, la preselezione verterà su cultura generale e materia oggetto della prova, ivi compresa conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse della lingua inglese, e qua siamo ancora nell'ambito hard, nonché test volti a verificare le capacità trasversali, quali ragionamento logico, verbale, numerico, astratto, spaziale, velocità e precisione, resistenza allo stress, problem solving e quelli situazionali in relazione all'attività del profilo professionale per il quale si concorre. Questa entrata a gamba tesa delle soft skill nel pubblico impiego ha provocato un movimento di reazione, cioè ci sono le associazioni dei routinier dei concorsi pubblici che hanno scritto al ministro della funzione pubblica dicendo: ma siete matti, ma che... perché loro si sono preparati sui test di diritto amministrativo pronti, adesso mi arriva sta novità, lo fate apposta, non c'è trasparenza. E qua si introduce, in realtà loro
chiaramente lo fanno per difesa corporativa, ma c'è un punto di verità. C'è un punto di verità che la pubblica amministrazione, se vuole veramente dare una concreta applicazione che non sia solo formale a queste cose, dovrà cominciare a comporre le proprie commissioni con esperti in grado di valutare queste cose, e bisognerà soprattutto chiarire nei bandi quali sono le giuste competenze e come si intende valutarle, facendo di riferimento ad alcune regole di carattere generale che sono già presenti in documenti della Comunità Europea o di altre, tenendo ben presente che la pubblica amministrazione non è una banca e non è nemmeno un'industria, quindi ha delle soft skill necessarie, ma non le possiamo valutare nello stesso modo in cui e con gli stessi apprezzamenti che potremmo fare rispetto a un'impresa privata o rispetto a un istituto bancario. Quindi, per esempio, il competency framework dell'Unione Europea ci dà già una guida per questo tipo di cose. E quindi va chiarito esattamente quello che vogliamo fare e comporre le competenze. Però tutto questo lavoro difficile, in realtà già Machiavelli ci diceva a suo tempo che debba si considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha per nemici tutti quelli che dall'ordini vecchi fanno bene, i routinier dei concorsi, e da tiepidi difensori tutti quelli che dagli ordini nuovi farebbero bene. La qual tiepidezza nasce, parte per la paura degli avversari che hanno le leggi dal canto loro, parte dall'incredulità degli uomini, i quali non credono in verità le cose nuove se non ne vengono nata una ferma esperienza. Donde nasce che qualunque volta quelli sono nemici hanno occasione di assaltare, lo fanno partigianamente, e quegli altri difendano tepidamente, in modo che insieme con loro si periclita, cioè ci si rovina completamente. Quindi, grazie a tutti. Grazie al direttore generale, che farà anche parte tra l'altro dei moduli, sarà diciamo arruolato seduta stante. Allora, il prossimo intervento ci sarà la dottoressa Marta Edda Valente, che è diciamo dirigente delle risorse umane di Angelini SRL, che appunto ci parlerà diciamo di che cosa i datori di lavoro diciamo cercano nei nuovi neolaureati per portarli a bordo della propria impresa. Prego. Grazie professoressa, e grazie anche al professor Fratocchi per avermi invitato. Io oggi vi vorrei raccontare, oltre a quanto appena descritto dalla professoressa, anche un pochino la mia esperienza e come a volte le passioni si possono coniugare con l'attività lavorativa. Infatti io mi sono laureata nel 2010, quindi ormai diversi anni fa, all'Università dell'Aquila in ingegneria gestionale. E proprio durante questo corso ho avuto modo di frequentare il corso in gestione delle risorse umane e mi sono appassionata di questa materia, tant'è che poi quando dopo la laurea ho iniziato a lavorare occupandomi prevalentemente di attività di innovazione e di project management, e in parallelo ho deciso di coltivare questa mia passione e anche propensione per le risorse umane frequentando un corso come coach. E dopo diversi anni ho avuto modo anche di coniugare nella pratica, nella quotidianità lavorativa, questa mia doppia anima, diciamo, la parte più organizzativa e più tecnica legata alla facoltà di ingegneria e dall'altro la mia passione per le tematiche delle risorse umane. Infatti, dopo diversi anni in cui stavo svolgendo l'attività con il mio primo datore di lavoro, ho avuto modo di mettermi di nuovo in gioco entrando in Fater. Immagino che voi conosciate Fater, è una joint venture paritetica tra Procter & Gamble e Angelini Industries. È una multinazionale che ha sede a Pescara, ma ha poi diverse sedi sparse nel mondo. Ed è un'azienda molto attenta alle soft skills, alle tematiche proprio anche della passione che ogni persona ha, ma anche
alle persone in generale, tant'è che la sua strategia è People First. E proprio in quest'ottica mi ha offerto, devo dire, tantissime opportunità, nel senso che ho avuto la fortuna di poter ruotare e cambiare il mio lavoro all'interno di Fater, occupandomi inizialmente di formazione, poi, pur rimanendo nelle risorse umane, anche di selezione, di employer branding, della felicità dei dipendenti, ma anche della diversità e dell'inclusione. E sempre nell'ambito di queste rotation che l'azienda ha permesso di fare, ho avuto l'opportunità di ruotare stavolta, ma non in senso di cambio ruolo, bensì sia in senso di cambio ruolo, sia in senso di cambio azienda, pur rimanendo dipendente di Fater. Nel senso che ho avuto la possibilità di svolgere un assignment, ossia un'esperienza come dipendente, tra virgolette, in prestito, un po' come, diciamo, l'Erasmus in cui si cambia università. Io in questo caso ho cambiato azienda e pur rimanendo dipendente Fater sto svolgendo la mia esperienza, dove mi occupo di comunicazione HR, di engagement e di welfare, in Angelini Holding, che è la capogruppo del gruppo Angelini, appunto, e di cui Fater fa parte. E quindi proprio relativamente a questa esperienza vi vorrei raccontare un pochino meglio chi è Angelini Industries, quali aziende la compongono e come lavoriamo in chiave di employer branding, quindi che cosa cerchiamo nelle persone, ma anche che cosa offriamo. E quindi qui vi proietto delle slide per raccontarvi un pochino meglio questo percorso. Allora, Angelini Industries, come vi accennavo prima, è un gruppo industriale che ha la sede, l'headquarter in Italia, ed è nato nel 1919 con un piccolo laboratorio farmaceutico ad Ancona. Tant'è che è composta da una serie di aziende, ma anche da una serie di anime, come Angelini Pharma, che rappresenta appunto il business farmaceutico, e immagino che conosciate tantissimi dei brand che vengono realizzati come, piuttosto che dei prodotti, come la tachipirina, la mucina, il Moment. E poi c'è anche l'area del consumer goods, il settore del consumer goods, che è rappresentato da Angelini Consumer, che studia ciò che avviene all'interno di questo settore, da Fater, che produce e commercializza prodotti assorbenti come i pannolini Pampers, gli assorbenti Lines, i pannoloni Lines Specialist, ma anche la candeggina Ace. E poi c'è Madre Natura, che è una joint venture che è stata costituita con il gruppo Ero, per intenderci il gruppo che produce anche marmellate, ma in questo caso la joint venture Madre Natura è finalizzata a commercializzare prodotti per i bambini, sempre di tipo alimentare, con una impostazione bio, quindi pappette, pastine, succhi di frutta, che in qualche modo possono essere complementari anche ai pannolini o alle salviette che vengono vendute e commercializzate con il brand Pampers. Poi c'è tutto il settore della tecnologia, che è rappresentato da Fameccanica e da Angelini Technologies, dove vengono appunto realizzati macchinari per produrre prodotti assorbenti, ma anche packaging. C'è il settore della profumeria e della dermocosmesi di lusso, dove vengono realizzati profumi o prodotti di cosmesi per i brand Trussardi, Biomarine, Laura Biagiotti, Mandarina Duck. E c'è Angelini Wines and Estates, che rappresenta il settore vitivinicolo all'interno del nostro gruppo ed è composto da 7 cantine, e le più note sono Fazzi Battaglia, Pugliatti, Borgo Tre Rose, Bertani. Vi faccio vedere anche come è rappresentata la percentuale del nostro business nel gruppo. Il gruppo farmaceutico rappresenta la percentuale più alta proprio, e seguito dal settore del consumer goods, e poi a scendere sempre con delle percentuali che si riducono dal settore della tecnologia, della profumeria e dello skincare e dal settore vitivinicolo. Poi ci sono delle rappresentanze minori che noi cerchiamo di aggregare quando poi andiamo a rappresentare i dati. E come siamo disposti in termini numerici e anche in termini di fatturato? Allora, noi abbiamo nel totale 5.700 dipendenti che lavorano in circa 26 country. Oltre agli uffici abbiamo 12 plant produttivi e il nostro fatturato si attesta su 1 miliardo e 700 milioni di euro. La presenza a livello internazionale è prevalentemente in Europa,
quindi siamo presenti con tutte le realtà che vi ho citato in Italia, e poi ci sono anche delle sedi all'estero, in alcuni casi impianti produttivi, in altri uffici, e, per quanto riguarda l'Europa, ma poi abbiamo anche delle presenze in America e in Asia. Avvicinandoci un pochino al settore diciamo dell'orientamento, delle soft skills e delle risorse umane, io immagino che quando voi andate a svolgere un colloquio, sicuramente avete modo di visionare, di studiare il sito internet di un'azienda. Tendenzialmente nel sito c'è una pagina che si chiama Lavora con noi e c'è una sezione un po' più ufficiale dove si trovano una serie di informazioni come la vision, il purpose, i valori dell'azienda, e questi sono elementi molto importanti che vanno a braccetto con quanto le persone che hanno parlato prima di me hanno citato per quanto riguarda gli elementi anche importanti quando si effettua un colloquio, per quanto riguarda le singole soft skills. E per questo vorrei parlarvene, perché secondo me sono degli elementi davvero tanto tanto importanti da studiare per dimostrare in fase di colloquio di conoscere molto bene l'azienda per la quale si concorre. Infatti, sui siti internet tendenzialmente c'è sempre la vision di un'azienda che rappresenta che cosa noi vogliamo raggiungere, quali sono i nostri obiettivi. Troviamo anche il purpose, ossia perché esistiamo, e i valori, cioè come le nostre credenze ci guidano, ma anche l'applicazione pratica poi all'interno della vita quotidiana che un dipendente, quando entra in un'azienda, deve avere, ossia quali comportamenti devo applicare per poter rispondere ai valori che la mia azienda ha. Tutti questi elementi si sommano poi nell'EVP, che è anche chiamato l'acronimo per l'Employee Value Proposition, che rappresenta ciò che di unico ogni azienda ha da offrire e da declinare poi in termini di offerta alle persone che ci lavorano o ai potenziali candidati che approcceranno con questa azienda. Quindi parto con raccontarvi qual è la vision di Angelini, e in particolar modo nel nostro caso la vision è quella, è quell'elemento con cui noi ci auspichiamo di poter costruire un futuro migliore. Cioè, nel senso, noi desideriamo costruire un futuro migliore e garantire una crescita sostenibile per tutti coloro che in qualche modo gravitano nel nostro ambiente e che non sono solo i dipendenti, ma sono anche gli stakeholder, piuttosto che le comunità in cui noi operiamo. Questo elemento si rispecchia anche nel purpose, che per noi sta ad indicare il prenderci cura, l'unwavering care delle persone, delle famiglie, nella quotidianità che viviamo tutti i giorni, nella quotidianità personale, ma anche nella quotidianità professionale, e quindi questo lo facciamo cercando di ascoltare tanto tutti coloro che ci stanno attorno per cercare di trovare poi delle soluzioni concretamente applicabili nella vita che diventino delle opportunità. E andiamo poi ai valori, sempre per scendere il più possibile ad imbuto verso quella che è l'EVP. Per quanto riguarda i valori, noi ne abbiamo quattro, che sono l'etica e la responsabilità, la performance, l'innovazione e l'engagement. Questi sono molto importanti da attenzionare prima di effettuare un colloquio, perché poi spesso vengono declinati in comportamenti che vengono studiati sia in fase di colloquio sia in fase poi di lavoro, per verificare la rispondenza della persona e quanto quella persona è adatta ad un'azienda. Ma sono anche importantissimi da esaminare per voi, perché vi rendete conto se quell'azienda fa al caso vostro o meno. Prima le persone che hanno parlato prima di me di Manpower dicevano anche: è opportuno capire se anche l'azienda fa al caso nostro, ed è proprio così. Nel nostro caso, ad esempio, il valore etica e responsabilità è un valore che richiama proprio il concetto di cura, di rispetto, che c'è alla base di tutte le azioni che noi abbiamo anche raccontato attraverso la vision e attraverso il purpose. C'è poi l'innovazione, con cui noi cerchiamo di incoraggiare la ricerca di soluzioni, il pensare un po' fuori dalla, come si dice, out of the box, fuori dagli schemi, per trovare delle soluzioni diverse, per sfidare un po' lo status quo. C'è la performance, ossia ognuno di noi si deve impegnare ed è responsabile per il raggiungimento dei propri obiettivi, ma anche per il raggiungimento degli obiettivi di team, e quindi entra in gioco qui anche la collaborazione. Quello che diceva anche prima il direttore generale, ossia
Quanto è importante avere un team che lavora bene piuttosto che avere le persone giuste al posto giusto per fare in modo che il lavoro lo si raggiunga nel migliore dei modi? E quindi questo è un elemento molto importante, perché poi spesso ci troviamo a dover affrontare delle sfide nella quotidianità dove il carattere della persona può rappresentare quel quid in più per permetterci di raggiungere appunto l'obiettivo al meglio. E c'è l'engagement, ossia noi cerchiamo di avere un atteggiamento positivo, di essere motivati e anche aperti a nuove idee, a nuovi stili, a nuove prospettive. Cerchiamo di promuovere la collaborazione non solo nei team, ma anche nelle aziende che fanno parte del nostro gruppo industriale, perché un confronto può essere utilissimo per prendere spunti, per prendere idee, per migliorare. E poi cerchiamo di valorizzare sia le skills sia il merito, e questo lo facciamo condividendo i successi ma anche le opportunità che le persone hanno all'interno delle singole aziende e all'interno delle aziende che compongono l'intero gruppo. Vi dico questo adesso per ricollegarmi anche al discorso dell'EVP, perché prima abbiamo visto questa slide, abbiamo visto come l'EVP è un po' la summa dei vari elementi, vision, purpose, valori. E adesso vediamo come l'employer branding rappresenta l'insieme di elementi che in qualche modo sono utili per attrarre e per trattenere talenti, e che poi si sposano e vanno strettamente a braccetto con l'employee value proposition. Infatti l'employer branding ci aiuta a trasmettere e a far apprezzare ciò che in qualche modo rende unica l'azienda agli occhi di chi già ci lavora, ma anche agli occhi di chi può potenzialmente essere interessato a farlo. E allora qual è l'employee value proposition della nostra azienda? È composta da 3 micro claim: a change to drive, a purpose to embrace, a place to belong, che rappresentano un po' ciò che noi di unico offriamo. Ora sicuramente vi chiederete, ma concretamente che fate? Vi faccio vedere come si declina. Noi concretamente, per cercare di attrarre dei talenti e anche poi di tenerli in azienda dopo il colloquio, su cui magari avrete modo di effettuare anche delle simulazioni, andiamo ad offrire una serie di elementi che sono complementari rispetto al puro stipendio, ossia come facciamo per far star bene l'azienda, per far star bene la persona che lavora con noi all'interno dell'azienda o del gruppo. Che cosa possiamo offrire? E noi tendenzialmente offriamo un piano di welfare che è composto non solo dal classico welfare rappresentato da un credito economico che poi si può spendere su una serie di piattaforme, un po' come meglio si desidera, ad esempio per dei viaggi piuttosto che per dei buoni, per pagare la babysitter per chi ha dei figli, piuttosto che per altre tipologie di spesa, ma anche con una serie di iniziative che noi amiamo chiamare social welfare. Ad esempio, noi offriamo uno sportello di supporto psicologico per tutti i nostri dipendenti, perché possono capitare dei momenti in cui le persone hanno bisogno di avere un aiuto, di avere un conforto, ma offriamo anche delle borse di studio per i figli dei nostri dipendenti, delle lezioni di orientamento al lavoro, sempre per i figli dei nostri dipendenti. Abbiamo dei piani di assistenza sanitaria e dei piani di assistenza integrativa da un punto di vista pensionistico. C'è il classico ristorante aziendale. Abbiamo un company shop digitale dove è possibile acquistare i prodotti delle nostre aziende. Abbiamo delle piattaforme dove eroghiamo una serie di convenzioni per i nostri dipendenti da fruire in loco o anche online. E poi abbiamo una serie di benefit flessibili a favore delle famiglie, a favore dei dipendenti, anche con degli aiuti concreti, ad esempio per gli spostamenti, per fruire di attività sportive. Abbiamo la possibilità di estendere dei congedi, ad esempio ci sono aziende nel gruppo che hanno esteso il congedo parentale per la paternità. E poi ci sono una serie di attività proprio legate alla gestione dei talenti, sia in termini di performance, sia in termini di potenziale, ma anche attività di job rotation e di special assignment, un po' come quella che sto vivendo io, in cui c'è la possibilità di ruotare o in altre, per svolgere altri ruoli, oppure per conoscere altre aziende all'interno del gruppo, quindi un po' come cambiare lavoro pur rimanendo all'interno di un gruppo, pur rimanendo all'interno di una stessa casa. Altro elemento molto molto importante che noi offriamo e che ci aiuta in qualche modo a completare anche la formazione
che le persone hanno quando arrivano nel mondo del lavoro è un'academy. Noi infatti abbiamo una corporate academy interna al nostro gruppo che si chiama Angelini Academy, con la quale eroghiamo una serie di attività formative finalizzate ad aumentare le skills del mondo della leadership, e lì andiamo a lavorare su tantissime competenze. Piuttosto che andiamo a erogare corsi sul mondo dell'advanced managerial skills, che rappresenta un supporto concreto ed utile per tutti coloro che stanno per cambiare ruolo e che magari hanno bisogno di acquisire delle nuove competenze, piuttosto che per coloro che hanno performato molto bene negli anni passati o hanno un elevato potenziale e quindi sono persone molto curiose che desiderano frequentare dei corsi molto importanti e che vengono erogati da business school internazionali del calibro del MIT, della Oxford University, piuttosto che altre università davvero importanti a livello internazionale. E poi c'è l'ultimo stream, quello che nella slide è identificato con il colore verde, che è lo stream del community empowerment. Questo è uno stream di restituzione, nel senso che nell'ambito di quest'area vengono erogati una serie di corsi destinati non solo ai dipendenti, ma anche alle famiglie dei dipendenti e alle comunità in cui si opera. Ad esempio, organizziamo dei webinar sulla prevenzione della salute, piuttosto che sul far conoscere le nostre aziende. Ad esempio, tra pochissimo sarà lanciato un evento dedicato alla diffusione della cultura del vino e la conoscenza maggiore di Angelini Wines and Estates, insomma tantissime attività che ci permettono di restituire valore sul territorio e quindi in qualche modo di richiamare anche qui quello che è il nostro purpose. Ancora, come andiamo a gestire i talenti? Cerchiamo di farlo con un approccio molto strutturato e con una gestione meritocratica, nel senso che dopo aver effettuato i colloqui, una volta che si entra in azienda, si entra in un percorso in cui si inizia a lavorare, man mano si cresce, si acquisiscono sempre più competenze e l'azienda nota anche le propensioni che ognuno di noi ha e quindi riesce a costruire in base a queste propensioni, in base alla performance e anche in base al potenziale che la persona ha, una cosiddetta talent map, ossia una mappa dei talenti che ci permette di capire quali possono essere le opportunità che si creano o nelle singole aziende o nel gruppo in un'ottica di crescita e di rotazione, e quindi di attivare dei percorsi di recognition che non siano solo economici, ma che siano proprio di opportunità concrete di scambi e di crescita, e che possano avvenire non solo sul territorio italiano o sul territorio dove è localizzata la propria sede di lavoro, bensì anche all'interno del territorio internazionale. Quindi questo è un pochino quello che noi facciamo, e se volete, se avete domande, io sono qui. In ogni caso è possibile trovarci online sul nostro sito www.angeliniindustries.com, dove è possibile visionare anche tutte le posizioni aperte in tutte le aziende del gruppo, sui nostri canali social e poi offline quando ci sono degli eventi come Career Day, Job Meeting o altri eventi nelle università o in sede. Io vi ringrazio. Grazie mille, grazie Dante. Non so se ci sono domande. Non mi sembra, nel caso lasciamo spazio dopo. Grazie alla dottoressa Valente. E niente, adesso diciamo la volta degli spin-off delle start-up, diciamo, e quindi passiamo la parola all'ingegner Flavio Di Innocenzo, che è che ci parla, diciamo, di questa R13 Technologies, che è uno spin-off o una startup, non so. Prego. Ci salve, buon pomeriggio a tutti. Prego. Sì, R13 Technology è uno spin-off che a breve verrà spin-offato, nel senso che è finito il termine che ci permette di essere spin-off. Faccio una breve presentazione di chi sono. Sono un ingegnere elettronico, ho studiato a Teramo, liceo scientifico, ho studiato all'Aquila per quanto riguarda il corso di ingegneria elettronica triennale, ingegneria elettronica specialistica, e successivamente mi è stata data la possibilità di seguire il dottorato in collaborazione con la Edison, grazie al professor Bucci,
che praticamente mi ha dato la possibilità di esplorare tutto quello che riguarda il reparto delle misure elettriche ed elettroniche. Ho avuto la possibilità di partecipare, grazie all'università, a diversi corsi a livello mondiale, quindi con National Instrument, Siemens, Microchip, Mentor Graphic, e la possibilità di partecipare a diverse conferenze di fama mondiale, quindi l'IMTC, l'IMECO, l'ISEM e così via. Insieme al gruppo di ricerca abbiamo potuto avere la possibilità di fare 17-18 pubblicazioni. E attualmente sono il responsabile sviluppo schede, misure, acquisizione dati per lo spin-off e ne sono anche l'amministratore. Se posso condividerei lo schermo. Sì, allora, come già detto, siamo uno spin-off dell'Università dell'Aquila e ci occupiamo essenzialmente di misure elettriche e azionamenti elettrici. Una breve storia: siamo nati nel 2014 e abbiamo presentato come progetto di impresa per la realizzazione dello spin-off un innovativo zainetto per la guida in montagna di persone ipovedenti. Era un dispositivo in grado di guidare persone con bassa visibilità all'interno di percorsi premappati e guidati, e ci ha permesso di avere un piccolo finanziamento per far partire la nostra attività. Un secondo passo è stato fatto partecipando al bando Smart Start. Abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 100.000 euro per la realizzazione di una innovativa bicicletta elettrica. E la cifra ci ha permesso di acquistare delle licenze e dell'hardware nostro, quindi proprio di R13, e il progetto sicuramente comunque più importante, che ci ha dato know-how e un po' di visibilità, riguarda sicuramente il progetto europeo RefreeDrive. Noi siamo stati partner insieme all'università per la realizzazione di power electronic, delle power unit, cioè motori elettrici e drive elettrici per la mobilità elettrica, quindi l'andare a realizzare mobilità elettrica in maniera innovativa, cioè andando a non usare i magneti, cioè una tecnologia innovativa che ci permette di svincolarci da quello che è il colosso cinese per l'estrazione dei magneti. Di cosa ci occupiamo? Essenzialmente abbiamo due linee di business. La prima, come già detto, da parte di Power Electronic e Motor Drives, quindi il disegno custom dell'elettronica di potenza e del relativo sistema di controllo, più la parte di misura e gestione dati, quindi la human interface e la progettazione elettronica general purpose. Questo è la composizione sociale. Abbiamo tre professori che hanno sponsorizzato con noi il progetto d'impresa, quindi il professor Bucci, il professor Tursini e il professor Villani. E poi sotto abbiamo parte di dipendenti e capitale sociale, che sono quindi il sottoscritto, l'ingegnere della loggia, il professor Trancetta, il professor Fabio Di Leonardo, e poi tre dipendenti dello spin-off, che sono l'ingegner Sansone, l'ingegner Visciano, e il perito Cerasi, che apparentemente si occupa della nostra produzione. Indicativamente il fatturato è simile a quello dell'Angelini, a meno di qualche fattore di scala. Scherzi a parte, siamo partiti da qualche decina di migliaia di euro il primo anno per sfiorare il 500.000 qualche anno fa. Abbiamo avuto una piccola defaianza l'anno scorso, causa Covid, abbiamo perso qualche cliente, e quest'anno le previsioni ci dicono che dovremmo attestarci tra i 600 e 700 mila euro di fatturato. Alcuni dei nostri partner e clienti, quindi nel campo industriale, vediamo colossi come la Jaguar, come la Edison, la Motovario, Sonfi, e istituti di ricerca di fama mondiale come l'Enea e comunque Eurocopper. Con loro abbiamo realizzato progetti, collaborazione o comunque parti di progetto insieme.
cosa ci caratterizza? Siamo certificati comunque ISO 9001, poi essendo piccoli cerchiamo di guidare il cliente dall'idea, quindi dal disegno su carta, dalla prima bozza, fino alla realizzazione delle specifiche, al prototipo, alle validazioni, quindi il check di tutte le normative, fino a, in alcuni casi, alla realizzazione di un nuovo prodotto. Per quanto riguarda la parte di azionamenti elettrici, come dicevamo, ci occupiamo sia della realizzazione del drive, sia la parte, tutta la parte di controllo, quindi la simulazione del controllo su ambienti di Simulink MATLAB, l'implementazione del firmware, e successivamente la parte di implementazione delle strategie di controllo, quindi siamo dalla simulazione FEM a linee di controllo, cioè strategie di controllo non lineare customizzati per ogni singolo cliente. Facciamo esami termici, analisi termiche e meccaniche per arrivare a quello che poi è un prodotto, quindi dal disegno su carta, la simulazione, il prototipo, l'implementazione della scheda e poi, in alcuni casi, la realizzazione del prodotto. In questo caso, questo è la parte elettronica della bicicletta elettrica che ci ha permesso di vincere il bando Smart Start. Per quanto riguarda i dimostratori, abbiamo avuto una partner importante con un colosso Umbro, il suo nome è Umbra Group, che ci ha permesso di andare a mettere mano sulla parte elettrica degli aeromobili, nel senso che, come sapete, c'è il passo dal meccanico all'elettrico. Stessa cosa stanno facendo, sì, per quanto riguarda l'automotive, stessa cosa sta facendo l'aerospace, ovviamente meccanica ed elettronica messi insieme. E in questa immagine potete vedere un banco di simulazione di due attuatori elettrici per il controllo dei flap di un Boeing. Noi abbiamo realizzato insieme a Univac questo banco test, più tutta la parte di analisi dei dati in funzionamento, quindi tutti i cicli di endurance che sono indispensabili per la certificazione comunque aeronautica di questi dispositivi. Il software è stato sviluppato da alcuni colleghi e prevedeva lo scaricamento di circa 400-500 mega al secondo, quindi una sorta, una elevata mole di dati per monitorare in tempo reale tutto ciò che riguarda il controllo e lo stato degli azionamenti. Ci occupiamo, come già detto, di elettronica general purpose, quindi un cliente può venire da noi e dire: ok, abbiamo bisogno di disegnare questo circuito, quindi a quattro mani realizziamo lo schematico, il layout, vengono assemblate le schede nei nostri laboratori e successivamente vengono comunque testate sempre nei nostri laboratori, andando a verificare ciò che sono le specifiche tecniche definite precedentemente. Quindi viene realizzato un test report dove si attestano e si verificano le condizioni imposte dal cliente. Abbiamo oscilloscopi, analizzatori di spettro, wattmetri, banchi, tutto ciò che serve per validare il prodotto. Da sei mesi a questa parte abbiamo aperto un centro di produzione a Pianella e ci occupiamo, al di là della produzione, della progettazione, anche della produzione di schede elettroniche. Questo è un video della macchina che abbiamo. Quindi ci siamo spostati da non solo la progettazione anche alla produzione di schede elettroniche, fino a una potenza di carico di 40-45 mila componenti loro. Questi sono alcuni dei prototipi realizzati per l'aerospace. Qui parliamo di un sistema di controllo a sei fasi per aumentare la ridondanza del sistema, quindi in determinate condizioni è necessario gestire quello che viene definito fault tolerance, cioè anche in caso di guasto l'elettronica e i motori devono garantire le prestazioni nominali
onde evitare, diciamo, catastrofi. Questi sono sempre dispositivi realizzati dallo spin-off. A sinistra è stato realizzato un inverter per la gestione dei controlli ausiliari del ducato ibrido. E questo è il progetto europeo che dicevo prima, che riguarda la realizzazione di una power unit da 400 kV. Purtroppo l'audio non è il massimo. Mi sentite? Beh, sì, la sentiamo, se diciamo può concludere così. Prego. Sì, va bene, diciamo sì, questo diciamo è il prototipo realizzato, questa è l'installazione che abbiamo fatto su uno sprinter Mercedes e questo diciamo concludo con questo video che praticamente è il test del motore diciamo installato sul veicolo elettrico. Concludo ultimissima cosa, da qualche mese abbiamo instaurato una partnership con un gruppo aquilano Accurate, che è diciamo, responsabile della produzione delle croce rosse italiana, per la realizzazione di 10.000 dispositivi per il monitoraggio dei parametri vitali. La progettazione e la realizzazione è stata fatta da lui. Chiedo scusa per l'audio. Niente, grazie, molto interessante vedere le idee diciamo dei nostri studenti che prendono vita e cominciano a muoversi da sole. Complimenti. Bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Passo la parola all'ingegner Ciccarelli della SEA, un'altra diciamo esperienza di nostre diciamo di successo dei nostri studenti. Prego tutti di rimanere nei tempi possibilmente. Prego. Sì, sì, grazie mille. Sì, buongiorno a tutti. È un piacere venire qui oggi a riportare un po' quella che è stata la mia esperienza imprenditoriale e di crescita anche professionale da quando ho iniziato a entrare nel mondo del lavoro. Parto con qual è stato l'inizio insomma dell'attività imprenditoriale partita ormai un bel po' di anni fa. Nel 2000 mi sono laureato in ingegneria meccanica nel 2005 e diciamo mi è servito molto di tempo e studiare un pochino per capire che avrei fatto impresa, che non insomma è un colloquio, quello ha rafforzato la mia convinzione che era quella la mia inclinazione naturale di andare di fare impresa. Poi vediamo come è andato a finire. Allora, l'idea era quella di fare efficienza energetica, quindi un tema che oggi è davvero sulla cresta dell'onda, viene sposato da tutti come uno delle grandi cure del male del ambientale, dell'uso proprio dell'energia, ma vi giuro che nel 2005 non era così semplice e così vicino un po'. E così facile soprattutto far passare il messaggio dell'efficienza energetica. Immaginate, il 2005 era ancora prima della crisi di subprime, quindi c'erano le ditte che andavano tutte fortissimo, quindi è stato abbastanza complicato. L'idea è sempre stata bene o male quella che oggi stiamo realizzando, e cioè il contratto EPC. Il contratto EPC ve lo spiego in 3 secondi, è una cosa abbastanza tecnica, ma almeno per far capire il contesto in cui abbiamo ideato l'azienda e l'abbiamo poi portata avanti insieme a tutte le persone che lavorano con me. L'idea è semplicissima: c'è una spesa iniziale per un cliente, noi avendo competenze tecniche riusciamo a trovare quali siano le apparecchiature, i sistemi, le modalità per efficientare l'industria, perché l'idea nostra era più industriale, e sostenere l'investimento, quindi c'è bisogno di capitali per fare l'investimento. E nella durata contrattuale il risparmio procurato ripaga l'investimento fatto, quindi il meccanismo è un po' quello, quindi non vendo un qualcosa, un'apparecchiatura, ma vendo risparmio e lo garantisco, quindi risparmio a 100, una quota di quel 100 mi viene ridato dal cliente come rientro dell'investimento. Finito il contratto EPC si va a lasciare i beni, a cedere la proprietà dei beni al cliente, e quindi il cliente poi continua a beneficiare di questo risparmio. Capite che appena laureato, partendo da zero, senza fondi, senza esperienza, senza nulla, arrivare a questo
c'è voluto di, diciamo, ce ne sono voluti di gradini da salire per arrivare a questo approccio, anche perché il grossissimo problema di questo approccio è la finanza, perché se devi investire tu devi andare a avere possibilità di finanziarti, essere finanziato, insomma bisogno di capitale. Perché questa idea? Vi dico una cosa che ho imparato e avevo vagamente in mente nel 2005, ma che poi ho cominciato a imparare sempre di più e che considero una cosa fondamentale. Guardate la normativa, non solo quella italiana in essere, guardate quello che viene fuori dalla Comunità Europea, perché la Comunità Europea è, diciamo, la Cassandra di quello che succederà nel nostro futuro. Cioè, se l'efficienza energetica è importante, nel 2005 c'era, nel 2005 era appena uscito il decreto Bersani con i certificati bianchi, poi me ne parlo rapidamente, ma si capiva che il mondo stava andando verso quel paradigma. Avrei preferito qualche anno prima, però va bene così. Quindi vi racconto un po' la storia, non vi voglio annoiare con le varie attività fatte nella crescita dell'azienda, ma magari vi dico, partendo da zero, non avendo fondi da investire, ovviamente abbiamo cercato di entrare nel mercato e quindi anche conoscere le aziende, quindi non hai conoscenze, quindi iniziare a girare, bussare nelle porte e farti conoscere, la cosa più facile, tra virgolette, è fare consulenza, perché non hai bisogno di fare investimenti. Siamo partiti nel periodo in cui erano appena usciti, per questo dicevo, il decreto Bersani del 99, i certificati bianchi erano diventati operativi e noi siamo stati su questo abbastanza precursori in tante attività, questa è una di quelle. Siamo stati, diciamo, siamo entrati nel meccanismo dei certificati bianchi 6 mesi dopo l'apertura del meccanismo, quindi molto molto rapidamente. Pensate, nel 2006 ero io con, ogni tanto mi aiutava mio padre, perché poi l'azienda è diventata, partita con questa idea, è diventata a carattere familiare anche dopo la laurea di mio fratello, 2 anni dopo di me. E quindi abbiamo iniziato questa avventura con i certificati bianchi, che sono dei certificati che hanno un loro mercato e valgono quanta energia viene fatta risparmiare, per dirla in maniera semplice. Che cosa è successo? Abbiamo iniziato a crescere pian pianino, passetto dopo l'altro, siamo andati avanti, e nel 2008, diciamo, è stata la prima volta che abbiamo iniziato a intanto avere un bilancio in positivo, che già è qualcosa di veramente, nonostante i costi molto bassi, è qualcosa di molto molto soddisfacente. E poi abbiamo avuto due grosse grosse soddisfazioni: siamo stati quelli che hanno fatto titoli di efficienza energetica per l'Ariston, quindi noi siamo entrati a firmare un contratto con Ariston, colosso inimmaginabile all'epoca, e diagnosi energetica dell'ospedale San Salvatore. Abbiamo risposto a un bando ministeriale e la nostra proposta si è classificata prima a livello nazionale come qualità, rapporto qualità-prezzo, quindi è stato un qualcosa. Nel 2008 mi sono guardato allo specchio e ho detto, vabbè, forse qualcosa viene fuori. Vi dico che dal 2005 al 2008 la voglia di chiudere tutto e andarsene, un giorno sì e uno no, però tenendo duro ci siamo riusciti. Poi che cosa è successo? Nel momento in cui stavamo crescendo e avevamo la strada un pochino indirizzata su quello che dovevamo fare, è arrivato il terremoto, e per noi, insomma, società, nel 2009 eravamo già 4 persone, 5 persone, e cosa si fa? Fortunatamente, siccome avevamo lavorato bene anche con i vari clienti che avevamo, siamo riusciti a trovare subito, il giorno dopo già stavamo presso un cliente nostro che aveva degli spazi e ci ha ospitato nella zona di San Benedetto, e siamo rimasti lì quasi un anno e ci hanno, diciamo, aiutato a superare quel momento complicatissimo. Altra cosa che voglio dire, dopo il terremoto per noi sarebbe stato molto ma molto più facile andare via, perché c'erano possibilità da tante altre parti, eravamo pochi, figli non ne aveva nessuno nell'ufficio, quindi avremmo potuto tranquillamente andare via. Invece magari un po' cocciuti, non lo so, ma siamo rimasti tutti d'accordo sul fatto di rimanere. E poi, andando avanti con questa attività, che cosa abbiamo fatto? Nel 2009, dopo il terremoto, avevamo anche lì una strada un po' più facile, cioè quella di fare progettazione con qualunque studio di progettazione. Eravamo e siamo tuttora società di ingegneria, sarebbe stata una declinazione facile da fare, ma l'idea era sempre quella di fare efficienza. Io volevo fare gli EPC e quello era l'obiettivo. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sfruttato, tra virgolette, pare brutto, non mi piace dire sfruttato il terremoto, ma diciamo utilizzato il terremoto per esatto, per fare in modo di portare l'approccio ESCO e
coniugare una conoscenza residenziale alla nostra conoscenza tecnica nel mondo dell'industriale. E quindi siamo riusciti, dopo il terremoto, a fare il nostro primo EPC molto semplice in un condominio, dove abbiamo fatto per la prima volta il nostro primo vero investimento in ambito residenziale, mutuando qualcosa che oggi assomiglia vagamente a quello che è il 110. Infatti dopo vedremo che nel momento in cui arriva il 110 noi sembrava tutto già scritto, già fatto, l'avevamo già studiato. Quindi nel 2012 è avvenuta la prima grande crescita dell'azienda, perché i certificati bianchi continuavano ad andare, le prime attività le continuavo a fare, avevamo raggiunto anche una buona capacità di rispondere a bandi, quindi avevamo tutta una struttura che funzionava e andata avanti. Nel 2013, anche cosa importante, abbiamo deciso di certificarci, perché in quell'anno è uscita la certificazione 11.352, che è la certificazione per certificare la capacità dell'ESCO. A differenza della 9001 che abbiamo comunque, la 11.000 non certifica la capacità di avere un modello da rispettare, ma proprio se hai fatto EPC, se hai le competenze, se sei in grado di progettare, verificando tutto quello che hai fatto. E quindi è stata una grossa soddisfazione, perché siamo stati nel primo giro, neanche tra le prime 50 aziende che si sono certificate in questo mercato. Noi aziendina nel 2012 eravamo 9 persone, e insomma è stato un vero successo essere affiancati a grandi colossi dell'efficienza e della commodity. Nel 2016 un altro punto importante è che noi non ci siamo mai fermati a rimaniamo a fare quello che sappiamo fare. Abbiamo sempre aggiunto un tassellino in più a quello che era la nostra zona di comfort, e siamo entrati in un progetto Horizon, che vi dico non è per niente facile se sei una società privata entrare in un progetto Horizon. Il progetto Horizon eravamo il componente tecnico ESCO in questo, quindi la società di servizi energetici, in questo gruppo di lavoro che cercava che metteva insieme da una parte gli investitori e dall'altra le aziende per fare investimenti. Quindi lì abbiamo non solo sviluppato il progetto Horizon, ma abbiamo conosciuto e imparato tantissimo da questa opportunità. Quindi anche guardare fuori dai confini è assolutamente d'obbligo, almeno a mio avviso. Anche se la sede ce l'abbiamo all'Aquila, il 99% dei clienti stanno fuori regione, neanche fuori provincia. Quindi abbiamo cercato di lavorare sempre fuori, non solo nel mercato interno. Poi ho riportato questo piccolissimo grafico a torta, in cui voglio riassumere tre principi fondamentali, secondo me, che hanno contraddistinto l'attività che abbiamo portato avanti. Sicuramente innovazione, quindi sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa che possa essere diverso da quello che fanno gli altri. Cioè, un piccolo motto che abbiamo dentro: le cose facili le sanno fare tutti, quelle complicate invece devi essere bravo, professionale, di avere consapevolezza di poterlo fare, perché poi quando ti misuri con qualcuno che vende qualcosa di più semplice del tuo, devi riuscire a tenere botta quando hai il confronto, e non è facile. Oltre a questo, adesso ho una slide di cui parlerò molto rapidamente, sono tutte le attività a corollario di quello che è SEA, che è stato il veicolo principale. Allora, come SEA abbiamo intanto fatto un paio di progetti di ricerca, uno in collaborazione, insomma, sviluppato presso i laboratori del Gran Sasso, con un progetto di ricerca di microgenerazione elettrica da recupero termico, in pratica recuperare cascami termici da qualche kilowatt di energia termica. Devo dire, ha funzionato. Adesso vedremo, poi vedrete perché vedremo come svilupparlo e se svilupparlo in futuro. E poi c'è tutta un'esperienza nel mondo delle associazioni. Noi siamo entrati come SEA, sono entrato io come SEA nel 2010 in Assoesco, e pian piano, frequentando anche vari colleghi, insomma, nel mondo dell'efficienza energetica ancora non ci sono competitor, perché il mercato è talmente vasto che non reputa nessuno un nostro competitor. Sono stato eletto nel direttivo, e anche qui poi nel 2015 sono stato vicepresidente di Assoesco, che era una delle società di derivazione confindustriale nel mondo dell'efficienza energetica. Oltre a questo, tante altre cose fatte. Una cosa che mi è sempre piaciuta è quella dell'Erasmus per giovani imprenditori. Abbiamo ospitato negli ultimi, negli anni fino al 2018, ogni 6 mesi ospitavamo un potenziale imprenditore che veniva da paesi esteri, quindi una specie di Erasmus fatto per chi doveva aprire l'azienda, e ci si confrontava. Il duplice beneficio è la possibilità di aprire un'attività o collaborare con un'attività all'estero. Il ragazzo che veniva imparava da un'azienda che era già avviata.
Tale restauro, sarò veramente telegrafico, facendo impresa poi impari un po' come si fa, è venuta un'opportunità di aprire qui, però è una cosa fatta insieme ad altri soci, è una nuova società che si occupa di restauro negli edifici, di stampa 3D, e quindi facciamo stampa 3D, e soprattutto quel dialetto design è un qualcosa che dovremmo un po' rispingere, perché è a mio avviso una bella idea che abbiamo avuto di produrre arredamento di altissimo livello di design, sempre mettendo insieme i designer locali e produttori locali, qualcosa che adesso vi spiego perché è tutto quello che vedete adesso, che vi ho detto adesso è un pochino in ballo. È partito, andrebbe secondo me poi ripreso, dobbiamo valutare come riprenderlo, perché nel frattempo poi nel 2017, e qui viene insomma la parte finale della mia presentazione, noi siamo andati da Eni Gas e Luce, appena uscita la possibilità della cessione del credito, avevamo bisogno di qualcuno che comprasse il credito, e parliamo del 2017, quindi ben 3 anni prima del 110, 2 anni e mezzo prima del 110, siamo andati da Eni Gas e Luce a chiedere se era possibile cedere il credito, perché già avevano questo progetto di acquisto del credito avviato, e diciamo siamo stati oggetto di un percorso di acquisizione dell'azienda. Quindi dal 2018 che ci siamo incontrati abbiamo fatto tutto quello che è la diligence, un percorso, devo dire, abbiamo imparato tanto, ma è stato faticosissimo, però siamo arrivati a oggi abbiamo chiuso il triennio di compartecipazione insieme a Plenitude, quella che adesso è diventata Plenitude, quindi la nostra azienda sembra una cosa un po' da Silicon Valley, una cosa un po' diciamo strana da sentire, ma c'è stato un interesse di acquisizione, e quindi si è deciso poi di andare avanti con un processo di M&A, e oggi diciamo stiamo andando verso l'acquisto totale dell'azienda da parte di un colosso come Plenitude. Quindi tutte quante le persone che erano in SEA, nel frattempo ovviamente siamo cresciuti, perché con la spinta finanziaria, commerciale, di brand che ha Plenitude, l'azienda è esplosa a dir poco. Tutte le persone che erano con noi ovviamente si ritroveranno adesso, da brevissimo, come diciamo assunte nel mondo Plenitude, quindi anche per me come imprenditore ovviamente è una cosa importante fare una cessione di azienda, per tutte le persone che lavorano ovviamente avere la tra virgolette tranquillità, solidità di un gruppo come quello di Eni è qualcosa di importante. Un rapidissimo cenno a quello che facciamo oggi, non vorrei poi rubarvi troppo tempo. Le attività che svolgiamo oggi sono nel settore residenziale, noi oggi abbiamo la competenza, abbiamo strutturato tutta l'attività di verifica per tutti, da chi dove andare a vendere il credito, siamo diventati quelli che adesso verificano dal punto di vista tecnico tutti i progetti che passano per l'acquisto del credito di Plenitude. Nel settore industriale, quello che dicevo prima di finanze, attività di EPC, siamo arrivati a più di 150 in contratti fatti e puntiamo a superare il migliaio nei prossimi anni, quindi quello che era l'idea iniziale del 2005 che vi ho fatto vedere all'inizio adesso è forse una delle aziende più prolifiche del territorio nazionale da questo punto di vista, abbiamo veramente un'autostrada di potenzialità da portare avanti, e poi ci si è aperto il mercato interno del mondo Eni, ovviamente siamo la ESCO di riferimento del gruppo di Plenitude, e quindi lavoriamo anche nel mercato interno, insomma portare l'efficienza energetica nei siti estrattivi, abbiamo ragazzi, colleghi che vanno in giro per tutto il mondo a fare sopralluoghi, a vedere questi siti, è qualcosa che dà tanta soddisfazione, insomma fare efficienza nei siti estrattivi è qualcosa di importante, ma anche dal punto di vista ingegneristico, per essere una società molto imperniata nel settore ingegneria, insomma vedere questi mega impianti con criticità, complessità grandissime è sicuramente importante. Una cosa che mi piace passare come messaggio, due messaggi volevo passare prima di finire. Intanto tutti i ragazzi che erano in SEA sono passati da gestire in prima persona le attività a essere quelli che gestiscono l'attività insieme a tanti partner esterni, quindi oggi siamo 21, stiamo ancora crescendo, ma queste 21 persone prima erano 21 persone che portavano avanti il business, adesso sono 21 persone che gestiscono altri, non so, 100-200 partner esterni per fare tutte le attività e tutto il monte di lavoro che abbiamo da fare, quindi considero anche questo un grandissimo
upgrade, non so se non mi piacciono molto gli inglesismi, ma viene a questo, per tutti i ragazzi che ci sono in azienda. E poi mi piace, ho fatto l'ultima slide e poi chiudo e vi saluto. Ah, nel frattempo, questo ci tengo sempre a dirlo, ho 3 figli, una moglie fantastica, e quindi senza di loro questo sarebbe stato un viaggio diverso. Vorrei chiudere con questa slide l'ho copiata e incollata da una presentazione simile che feci qualche anno fa sempre per la Fondazione dell'Università dell'Aquila, se non sbaglio. Coraggio, chi vuole fare impresa, se ci si mette con tanta voglia di fare, tanta pazienza e tanta professionalità, le cose si possono fare. E io sono nato in un momento, come azienda, in un momento in cui non c'era l'idea della startup, non c'erano crowdfunding, non c'era nulla, c'era la gara vecchia banca dove tu devi andare a sederti e vedere se qualcosa usciva fuori. Quindi insomma, si fa, se uno ha questa idea di andare avanti, si fa con tanto lavoro, per l'amore di Dio tantissimo, però è un qualcosa che è fattibile e si può fare. Tenace, con questo ho concluso. Sì, tenace e determinazione. Domanda, tanto. C'è una domanda. Sì, prego. Lei ha descritto il suo di lavoro, quello che lei ha costruito. Ci sono stati due punti, due passaggi che mi hanno colpito. Appena abbiamo cominciato a parlare, il primo colloquio di lavoro è stato decisivo. Sì, esatto. Prego. Cioè, lei aveva fatto un colloquio, quindi aveva una prospettiva. In realtà quella occasione, quell'esperienza è stata l'apertura di un'altra prospettiva. E poi un altro passaggio, terremoto, la scelta che non è quella legata a un'opportunità di guadagno, ma più una scelta di valori o personale. Spesso i ragazzi, chi si laurea ha delle aspettative, ovviamente, dei progetti di vita più o meno aleatori, che poi vanno realizzati col mondo del lavoro. Certo. Col mondo del lavoro, con quello che ti offre il mondo del lavoro, ma anche con quelli che sono il tuo talento. Sì. In tutta questa storia, che è di energetico, al di là del contenuto, di che tipo di lavoro, quali sono state quanto ha influito le sue soft skills, cioè quello in cui lei ha creduto, anche se all'inizio era una storia non proprio vincente, perché ha detto che ogni 2 per 3 una storia complicata, perché esatto, sarebbe stato più facile andarsi a cercare un lavoro. Si è rilevata vincente non tanto per l'idea in sé, quanto perché lei l'ha perseguita e l'ha modificata, l'ha modellata, cioè, ma certo, le imprese sono fatte di persone, sempre di persone, non quanto solo delle imprese. Quanto le conoscenze che uno apprende sui banchi dell'università e poi le caratteristiche personali, quello in cui crede, un proprio talento personale, quanto di questi due incidono poi su una storia lavorativa di successo, indipendentemente da quella che sia, se imprenditoriale o di dipendente, comunque di professionale. Andiamo, allora, parto dalla fine. Allora, la domanda è: cosa mi ha dato l'università che mi ha permesso di arrivare a quello che abbiamo fatto? Anche quanto ci ha messo del suo di abilità, su cui abilità si è tanta, perché allora dal punto di vista della preparazione, l'università sicuramente mi ha dato tanto, perché nei primi anni, lì dove ancora hai il retaggio universitario che ti porti dietro, sono riuscito senza grossi problemi a prendere la professione di consulente, quindi a portarla avanti. Quindi nel momento in cui andavi a mettere insieme lo studio della normativa, perché poi tanto fa la normativa, o ha fatto la normativa nel settore in cui sono, perché era un settore lo è ancora in divenire, e lo sarà pertanto in divenire, e insieme a tutte le conoscenze tecniche, quello sicuramente mi ha dato una mano. Poi le due cose che davvero mi hanno cambiato, la mia prospettiva dal punto di vista lavorativo, che ho preso all'università, sono state: uno, la tesi di laurea l'ho fatta insieme al professor Fratocchi, che ringrazio sempre di questi piacevolissimi inviti. Uno dei miei relatori di tesi era il professor Fratocchi, era la valutazione economica di un revamping di una centrale di teleriscaldamento, e quindi era tutta una valutazione di un investimento, quindi valutare l'investimento e poi arrivare alla fine a vedere se l'investimento vale la pena farlo in modo A, B oppure C. E quindi questo mi ha insegnato quello che tutti i giorni vedo nell'attività che faccio. Quindi me la sono ritrovata come qualcosa di facile, perché l'ho acquisita
benissimo, perché ci ho dovuto, insomma, combattere per la tesi. Chiunque deve fare la tesi imparerà che, insomma, quello che fai nella tesi ti rimane bene. Quindi scegliete la tesi, sceglietela che serva, che sia utile, sceglietevela difficile, insomma, non so che altro, perché rimane. E l'altra cosa, sicuramente l'anno di Erasmus, fatto un anno di Erasmus in Portogallo, bellissimo, uno degli anni più belli della mia vita, mi sono divertito come non mi capiterà mai. Se non avessi fatto l'Erasmus non avrei aperto l'azienda, ne sono certo, perché ti rendi conto di avere un mondo che, finché stai in università, nella tua città, perché poi sono nato all'Aquila, ho fatto l'università all'Aquila, non ti riesci a rendere conto, ma non solo del mondo che c'è fuori, del mondo che poi, quando vai fuori, bene o male funziona con delle regole che sono le stesse, e quindi quando ti muovi e quando hai un approccio esterno diverso da quello che è il tuo mondo abituale, sì, cambia la lingua, ma il resto è tutto quello. Per quello poi tutta anche l'attività fatta all'estero, sono stato per 4 anni nel gruppo di lavoro di indirizzo, avevo 33 anni, nel gruppo di indirizzo del più grande evento sull'energia e sull'efficienza energetica in Europa. E devo dire che lì aziende italiane ce n'erano poche, per chiamare uno come me, insomma, che ha 33 anni, ce ne potevano essere, cioè, non lo so, poi magari mi sottovaluto, però ecco, quelle esperienze non le avrei fatte, e te le porti dentro poi come bagaglio, quindi quello sicuramente. Non so, la prima domanda non me la ricordo. Cosa ti ha fatto decidere che era più dell'impresa? Ah, sì, questa ve la racconto come un aneddoto. Allora, partiamo dalla premessa che senza l'aiuto dei miei genitori questo non sarebbe stato possibile, perché mi hanno oggettivamente aiutato e sostenuto. Nel momento in cui ho detto, però, io adesso apriamo l'azienda, facciamo sta cosa, andiamo dal notaio, facciamo sta cosa nuova, i miei tutti e due dipendenti pubblici, buono, insomma, mio padre mi ha aiutato tantissimo, alto livello, mi ha insegnato tantissimo, però comunque non avevano esperienze imprenditoriali, non vengo da esperienze imprenditoriali. Nel momento in cui sono andato ad aprire l'azienda, mi ha detto, però, ma se ti fai prima un'esperienza, vai a lavorare un po', impari, capisci, e poi magari ti apri l'azienda. Ho detto, vabbè, facciamolo, andiamo a fare un colloquio. Ho cercato in fretta e in furia di fare, no, paghiamo sta tassa, no, perché mi sono messo in discussione, no, non era per dare ragioni miei, assolutamente, non funziona, perdi tempo se fai così. Facciamo sto colloquio di lavoro, vediamo come funziona, vediamo che cos'è, mai fatto. Ne ho fatto uno, l'azienda ha chiuso dopo 5 anni, ancora me lo ricordo, non dirò qual è il nome dell'azienda, però ho fatto il colloquio, ho pensato, questo non è assolutamente l'ambiente in cui voglio entrare e poi crescere, ma per una mia propensione, poi conosco tanti colleghi che sono usciti, hanno fatto una scelta opposta e sono trovati benissimo e sono assolutamente a loro agio con la scelta fatta, quindi assolutamente. Certo, fare impresa vuol dire non avere orari, lavorare tanto, se uno ci crede. Poi anche la verità anche di potersi organizzare, quello sì, sicuramente. Certo. Però alla fine, per fare impresa ci vuole sempre una persona. No, ci vogliono le persone, non solo una persona. Però sicuramente sì. La condivisione è fondamentale. La differenza tra commerciante e imprenditore è quante la mia personale definizione della mia Treccani. Certo, perché non ci sono state volte in cui l'idea del, diciamo, che avevo io non era spesso condivisa, e in certi momenti ti devi imporre, dici, vabbè, si fa così, succeda quel che succeda. Lo stesso nel continuare a fare efficienza energetica nel residenziale. Senza efficienza energetica nel residenziale, quella che è stata l'idea del post-sisma, non saremmo arrivati, secondo me, oggi con la grande conoscenza che abbiamo dell'efficienza nel residenziale, appunto, e soprattutto coniugarla in quello che abbiamo preso, insomma, la palla al balzo, quando è uscita la cessione del credito con l'85% prima e il 110% dopo, con l'approccio ESCO, la capacità di saper fare efficienza insieme all'energia, è stato facile organizzare quello che era un qualcosa che assomiglia un po', nella gestione vista non dal cliente, vista dalle ditte, una gestione di un 110, di un 85% assomiglia molto a quella che è l'attività di efficienza energetica che abbiamo portato avanti nel tempo. Bene. Ottimo. Grazie. Vi ho preso un sacco di tempo, no, scusate. Grazie, è stato un piacere. Dell'esperienza, e passiamo a un'altra esperienza di successo, Dante Labs, ancora uno dei nostri studenti, in particolare la dottoressa Isabella Baldini.
biotecnologa, quindi usciamo dai, dal kingdom della, dell'ingegneria, anche i non ingegneri possono fare impresa, ecco. E con successo. Prego. Accompagnata dalla dottoressa Mussolini. Prego, forse la c'è, cioè, credo, ce vero? Ce sì, l'abbiamo. Ok. Poi se non funzionasse magari. Questo è qui, giusto? Ecco qua. Perfetto. Perfetto. Prego. Grazie. Prego. Ci aggiungiamo. Prego. Facciamo un po', diciamo, la parte chat la lascio alla, sì, sì, alla collega. Prego. Eccoci qua. Sì, diciamo la nostra è una storia molto simile a quella appena raccontata, ma anziché sul versante ingegneristico, su quello biotecnologico, perché oggi io e la dottoressa Pulsoni siamo in rappresentanza, ma in realtà proprio mi collego al discorso dell'azienda è fatta di persone, come primi, alcuni dei primi dipendenti proprio che hanno dato vita a, all'azienda, e quindi è una cosa molto molto importante. Faccio un breve excursus temporale di come nasce Dante Labs, che appunto in precedenza era definita come una startup, visto che da poco abbiamo fatto questo salto da startup a piccola media impresa, e in soli 3 anni, perché nasce circa nel 2016, è diventata un leader europeo e mondiale di quella che è la genomica, quindi il mondo di cui ci occupiamo. Da come nasce la startup è una storia molto bella, quasi romantica, perché riguarda un po' i due cofondatori, che sono... C'è qualche problema? No, non sto ancora scorrendo. Sì, mi fermo un attimo su questa prima slide. Dicevo, è una storia un po' romantica perché nasce dai due cofondatori, che sono Andrea Riposati e Mattia Capulli. Probabilmente il nome Mattia Capulli a qualcuno è familiare perché è professore di questa università, e io stessa sono stata una sua studentessa alla tesi. E Andrea ha avuto un percorso prettamente business, si è laureato alla Bocconi in economia e ha concluso poi il suo percorso formativo con un MBA alla Business School di Harvard, mentre il professor Capulli appunto ha avuto tutta la sua carriera dedicata all'Univac, compreso il dottorato e il postdoc. E questo Andrea e Mattia andavano al liceo insieme, quindi dopo tanti anni, durante i loro percorsi di dottorato ed MBA, casualmente si vanno ad incontrare proprio a New York, dove si trovavano in quel momento, e quindi chiacchierando si sono fatti venire questa idea, cioè di fondare questa startup, però in Abruzzo, quindi tornando all'Aquila. E quindi nel 2016 nasce questo centro di genomica, che attualmente si trova al Tecnopolo d'Abruzzo, che è un centro tecnologico molto interessante, e abbiamo circa 2000 metri quadri di laboratorio. E nel giro dei primi 3 anni siamo riusciti ad analizzare circa 15.000 genomi, che corrispondono al 4% di tutto quello che viene analizzato attualmente nel mondo in questo settore. E nel 2019 è arrivato anche un bel riconoscimento all'azienda, in particolar modo proprio ad Andrea e Mattia, che è il premio Epsilon, Ernst & Young, quindi un premio abbastanza prestigioso, che è stato fondato nell'86 appunto da, come dice il nome stesso, da Ernst & Young, che è atto a celebrare gli imprenditori di successo e a condividere le loro storie affinché siano fonte di ispirazione ai nuovi imprenditori. E quindi questo è stato già un primo bel, diciamo, assaggio di quello che era il modo in cui ci vedeva il mondo, un po', diciamo, essendo comunque appena nati. E il nostro primo cliente, allora faccio una brevissima parentesi su come si è sviluppato all'inizio il nostro mercato. Il punto chiave è stato la strategia adottata, che è l'e-commerce. Essendo Andrea un ex manager di Amazon, ha adottato questo tipo di strategia per la vendita di un prodotto che in realtà è super di nicchia, che è appunto il sequenziamento dell'intero genoma, ossia l'analisi di quelli che sono di quello che è il nostro manuale di istruzione, se vogliamo. E banalmente sembrerà divertente, ma vendevamo appunto questo test su Amazon, quindi potevate trovare su Amazon e acquistare il Whole Genome Sequencing di Dante Labs. E proprio con questa tecnica, una bellissima storia è quella del nostro primo cliente, che ha acquistato il test dalla Polinesia Francese, che è letteralmente un'isola minuscola nel mezzo del Pacifico, e in circa 24 ore con il nostro sistema di logistica siamo riusciti a spedire questo kit, che poi è tornato nel nostro laboratorio e lo abbiamo analizzato.
Quindi un po' come rendere accessibile una cosa così particolare a chiunque in qualsiasi parte del mondo. E questo cliente in realtà era un cliente sano che aveva semplicemente la volontà di conoscere qualcosa di più della propria salute. Una storia diversa invece è quella di Angela, che è un'altra delle nostre primissime clienti, ma che invece è una storia un po' che ci fa capire l'utilità di questo servizio e della facilità, e non solo, ma anche dell'economicità con il quale lo abbiamo messo sul mercato. Angela infatti era allora una bambina di 4 anni che improvvisamente aveva iniziato a presentare delle crisi epilettiche e gradualmente tante altre condizioni neurologiche associate molto gravi. E molti medici che lo avevano insomma visitata non erano riusciti a trovare una cura, e quindi con tutte le soluzioni palliative comunque non riuscivano a trovare un miglioramento. Quindi, non sapendo cosa fare per questa condizione patologica, la madre Emma ha deciso di acquistare questo full DNA test di Dente Labs su Amazon, e in circa 12 settimane abbiamo potuto effettuare l'analisi di tutte quelle che erano le varianti patogeniche associate al genoma di questa ragazza e restituire un report che chiaramente non può essere definito diagnostico, perché questo test è puramente predittivo, ma associato a delle condizioni già manifestate è molto utile per i medici, ha permesso ai medici di questa ragazza di dare una diagnosi effettiva, che era una tipologia di epilessia con crisi epilettiche associate e condizioni neurologiche dovuta alla mutazione di un gene, GLUT1, che causava un deficit dell'apporto di glucosio al cervello di questa ragazza e quindi causava di conseguenza questo tipo di manifestazione patologica. E grazie a questo tipo di report il medico di Angela è riuscito a inquadrare una cura migliore e adatta alla salute di questa bambina, che ad oggi vive una vita migliore e possiamo, diciamo, in un certo senso continuare ad aggiornare anche con tutti i nostri nuovi report. Perché infatti diciamo che queste due storie che ho appena raccontato racchiudono un po' il significato dei nostri servizi. Infatti l'analisi del genoma che Dente Labs ha deciso di lanciare non necessariamente deve essere eseguita per motivi gravi o comunque patologici, ma ci sono diverse ragioni per le quali magari è importante fare un test simile, che sono innanzitutto chiaramente magari la predisposizione a una patologia per familiarità, magari una familiarità con morti dovute a patologie oncologiche. Il caso più famoso e utilizzato è il gene BRCA1, che ormai è diventato quasi diagnostico, neanche più predittivo, potremmo dire. Ma non solo questo tipo di situazioni, quali anche malattie genetiche rare, ma anche, come nel caso del primo cliente, la volontà, semplicemente l'amore della conoscenza, di sapere qualcosa di più. Infatti questo tipo di test ci permette in realtà di accedere, grazie a ciò che si trova in letteratura, che comunque è fatto dal lavoro e dallo studio di tanti ricercatori a cui possiamo accedere, e la possibilità di associare a quelle che sono particolari mutazioni del nostro genoma a determinate condizioni, non solo patologiche per l'appunto, ma ad esempio anche nutrigenomiche, quindi che riguardano la nostra dieta, il modo in cui il nostro metabolismo, il nostro organismo hanno una miglior risposta a determinati alimenti rispetto che ad altri. Stessa cosa per quanto riguarda lo sport, chiaramente ci sono dei fattori genetici che implicano la predisposizione ad un tipo di allenamento piuttosto che un altro, o anche la predisposizione a particolari tipologie di infortuni, che per gli atleti può essere molto importante. Ma oltre a questo, anche molto importante, che è stato uno dei nostri primi report, il report farmacogenomico. In realtà qui ci sarebbe un'altra bella storia di un nostro cliente che, grazie a questo report, che sostanzialmente associa le mutazioni del genoma al metabolismo dei farmaci di qualsiasi tipo, che siano chemioterapici o di altra natura, è riuscito a trovare la terapia giusta per il cancro, perché appunto aveva una particolare resistenza a determinati farmaci chemioterapici che stavano utilizzando i medici per curarlo, e eseguendo il test del DNA ha potuto appurare che quello che i medici utilizzavano in realtà per lui non era efficace, e quindi su questo report è stato possibile costruire una terapia più personalizzata appunto. Insieme a noi ovviamente e
abbiamo anche non solo lavorato per diciamo, portare il test direttamente al consumatore, che è un tipo di mercato che si chiama direct to consumer, ma anche un altro tipo altri tipi di grandi collaborazioni si sono aperte grazie a questo tipo di mercato. E quindi diciamo che in realtà ad oggi possiamo vantare dei partner che sono dei big player del mondo della genomica, ad esempio PacBio, Twist, Illumina, che sono dei colossi di questo mondo e con il quale noi abbiamo insomma piacere di lavorare a stretto contatto. E nel corso di questi anni siamo riusciti a vendere direttamente al consumatore a circa 97 paesi, il che fa pensare anche a come nel mondo, nonostante i diversi sistemi sanitari, anche alcuni gratuiti, portino magari un singolo individuo a acquistare un test del genere e a fare una simile analisi. In questi anni, tra il 2020 e il 2022, in realtà nello specifico, abbiamo aperto altre sedi, diverse sedi in Europa e nel mondo, soprattutto anche grazie al servizio che abbiamo offerto al Sistema Nazionale Sanitario Inglese durante il periodo del Covid, per il quale abbiamo effettuato oltre 4 milioni di test Covid, e questo ci ha portato ad aprire solo in Inghilterra tre sedi, Cambridge, Wolverhampton e Charwood, proprio nell'ultimo anno. Quindi se ci vedete un po' invecchiate è per questa ragione. diciamo che questo ci ha portato a nostra volta a comprendere l'importanza di offrire questo servizio in altri paesi, anche perché nel 2023 ci sarà proprio sarà adottata una vera e propria politica statale in cui i dati genomici saranno riservati allo Stato stesso, e quindi per questo abbiamo deciso, perché non aprire una sede magari nei continenti strategici. E quindi ecco che nel 2021 è nato il nostro laboratorio a Dubai, e nel 2022 siamo già diciamo proiettati all'apertura negli States. Un ultimissimo grande successo, questo di risonanza nazionale, che ci rende molto orgogliosi, è stato anche la vittoria di un bando nazionale istituito proprio dal Ministero della Salute italiana, il cui titolo nostro è Dante Labs Citizen Test. L'obiettivo di questo progetto è quello di introdurre il sequenziamento clinico del genoma con tanto di referti clinici nell'assistenza medica sanitaria standard di tutti gli ospedali e del sistema sanitario del paese, e quindi il primo passo a rendere, diciamo, a democratizzare un test che attualmente è ancora d'élite, purtroppo, per via dei costi. E questo porterebbe l'Italia e Dante Labs e l'Abruzzo ad essere i primi a nazionalizzare dei paesi del G7 un test del genere. E questo tipo di test si avverrà chiaramente del nostro software proprietario Extensa, che è un software di refertazione e interpretazione di analisi dati. E quindi questa, diciamo, in realtà è una notizia del 10 maggio, quindi molto molto recente, molto fresca, sì. Oltre però alla vendita, quindi diciamo a questo tipo di servizio, chiaramente poi grazie a tutti i dati che siamo riusciti a raccogliere nel nostro database e nel nostro software, ci sembrava uno spreco non investire nella ricerca e nello sviluppo. Ed è questo in realtà il mio lavoro in Dante Labs, perché sono il direttore di laboratorio di ricerca e sviluppo. E sostanzialmente grazie a tutta alla piattaforma che si è creata intorno agli oltre 35.000 genomi che dal 2016 abbiamo sequenziato, abbiamo deciso di avviare un sistema integrato che porti una soluzione end-to-end di questo tipo di analisi, ossia dall'analisi dei pazienti e quindi dal whole genome sequencing di questi genomi, avere sulla nostra piattaforma un sistema atto e dedicato all'identificazione dei best target terapeutici, che sia medicina personalizzata, che siano orphan drugs, quindi relativo alle malattie rare. E attualmente, infatti, questo è, diciamo, il nostro come dire, la nostra fotografia di ricerca e sviluppo, perché appunto abbiamo attualmente in submission all'EMA due orphan drugs per due malattie rare, una muscle rare disease e una neurological rare disease, che sono quindi attualmente in una fase preclinica non regolatoria. Abbiamo un vaccino Covid in fase clinica 1, quindi in first in human, che è stato sempre sviluppato in realtà con la nostra piattaforma predittiva, perché chiaramente la prima domanda sarebbe: ma il Covid è finito, perché fate un vaccino?
però in realtà questo test, questo vaccino è stato appunto sviluppato grazie agli oltre 3 milioni di virus Covid che abbiamo sequenziato per il governo inglese, che ci ha permesso di sviluppare una piattaforma predittiva sulle attuali e futuri varianti. Infatti 12 mesi fa, quando abbiamo sottomesso il vaccino all'EMA, quindi non si può mentire su questo, abbiamo già creato un vaccino che immunizzava contro l'Omicron, che poi è avvenuta pochi mesi fa, se vogliamo. E, inoltre a questo, attualmente sia in full internal development che in co-development ci stiamo impegnando tantissimo anche sull'immunoterapia oncologica, che sarà insomma il nostro prossimo main topic nella parte di ricerca e sviluppo. Chiaramente tutto questo è stato possibile in questi pochi anni, e qui mi riaggancio al discorso precedente dell'ingegnere, grazie al team che abbiamo costituito sin dall'inizio a Dante Labs, perché è un'azienda molto atipica in senso di persone, e qui ve ne parlerà un po' meglio anche la dottoressa Pulsoni, che è il nostro responsabile HR, perché di fatto abbiamo estremizzato tutte, se vogliamo, quelle che sono le soft skills, cioè praticamente tutti fanno tutto, non esiste ruolo. Io il primo giorno, racconto questa brevissima storia, il mio primissimo giorno a Dante Labs, che era nata da un anno, me lo ricordo perché il CEO Andrea Riposati mi chiese scusa per svuotare il cestino sotto la mia scrivania, quindi io rimasi impressionata da questo episodio, come per dire ok, ho capito dove mi trovo, sappiamo cosa fare, corciamoci le maniche e lavoriamo. E qui lascio la parola alla dottoressa Pulsoni, che vi spiegherà forse un po' quello che è il nostro, i nostri 10 comandamenti, diciamo. Sì, sì. Grazie mille. E piccola, ho un piccolo problema di voce, non ho il Covid, ho fatto il test, quindi mi perdonerete, cercherò insomma di essere breve e più chiara possibile. Sono vicino che hai fatto il test, ci giuro, siamo, sì. A Dante Labs. Allora, grazie Isabella insomma per l'introduzione. E, allora, io mi occupo insomma del personale in Dante Labs e dal momento che abbiamo già ben capito, grazie alla presentazione della dottoressa Baldini, chi siamo, come siamo nati e insomma quali sono stati i nostri successi fino ad ora, mi piacerebbe darvi una piccolissima overview di quelli che sono appunto i nostri principi, quindi il come siamo riusciti a realizzare quello che abbiamo fatto, come siamo riusciti a perseguire i nostri obiettivi e ad ottenere dei grandi successi, e quindi ecco mostrarvi quelli che sono sostanzialmente i principi, i valori che ci ispirano e ai quali noi ogni giorno cerchiamo di conformarci nel nostro lavoro. Prima di tutto ovviamente c'è la customer centricity, quindi per noi il cliente è naturalmente al primo posto. Il successo della nostra azienda dipenderà dalla soddisfazione del cliente, dal fatto insomma che possa trovare diciamo una risposta e anche a volte un sollievo rispetto a tanti interrogativi che le persone si possono porre rispetto insomma alla propria situazione di salute. In secondo luogo, come insomma anticipava Isabella, abbiamo comunque l'ownership, un grandissimo senso di responsabilità che comunque ci guida e che caratterizza diciamo il lavoro di noi tutti. Siamo profondamente abituati ad essere responsabili al 100% dei nostri compiti, a portarli a termine diciamo in autonomia. La cosa importante è che nessuno di noi mai si permetterà di scaricare un problema su un altro collega, piuttosto che diciamo cercare di gestire le cose in maniera a sé stante. Quindi giustamente ecco, non possiamo mai pensare lo farà un altro oppure non è mio compito, tutti facciamo tutto e questo è alla base insomma comunque del nostro successo. Il team working, naturalmente lavoriamo insieme, siamo un grande team anche a livello logistico, no? Siamo comunque predisposti in dei grandi co-working dove lavoriamo tutti insieme davvero in maniera molto stretta, quindi ci aiutiamo, ci sosteniamo, siamo molto giovani, questo è evidente sia per quanto riguarda noi due ma anche per quanto riguarda i nostri colleghi, quindi è normale che ci siano anche a volte dei punti sui quali possiamo andare a ricercare l'aiuto di un collega che casomai ne sa più di noi, e questo per noi è un grandissimo vantaggio.
Ovviamente l'onestà e la trasparenza. Siamo sempre onesti nei confronti dei nostri clienti, dei partner e dei membri dei nostri team. Se c'è un errore, ovviamente lo riconosciamo e non lo nascondiamo, non mentiamo mai e non diciamo bugie di nessun tipo. Gentilezza, educazione, questo insomma è comunque, sembra scontato ma non lo è. Quindi è un pilastro, esatto, per noi. Siamo molto educati sia internamente che esternamente. Anche qui cerchiamo di approcciare a quella che ad oggi effettivamente sta diventando, è diventata a tutti gli effetti una piccola media impresa, sempre con quei principi di correttezza, di estrema gentilezza e di educazione che ha contraddistinto insomma tutta la fase di prima startup. Importante, infatti è bello di sottolineare, gentilezza non è debolezza. Semplifichiamo, quindi naturalmente cerchiamo di dare delle soluzioni semplici a dei problemi che talvolta invece sono molto molto complicati. Cerchiamo di non complicare ulteriormente le cose, ma piuttosto di diciamo trovare degli spunti, sicuramente aiutandoci a vicenda per semplificare il tutto. Frugalità, naturalmente siamo una startup, siamo stati fino a poco tempo fa, quindi non sprechiamo né soldi né risorse, come diceva bene Isabella, ci rimbocchiamo le maniche, quello che possiamo fare da soli, anche diciamo con uno sforzo ecco, abbastanza corposo, lo facciamo. Siamo umili, questo è anche molto, molto bello, non siamo sugli allori. Questa è anche diciamo, sicuramente una skill e un modo insomma, di essere che noi apprezziamo anche molto nei nostri candidati, quindi sicuramente ecco, è un modo di approcciare che conta molto, anche in fase di colloquio, anche io stessa cerco sempre di sondare quanto una persona sia in grado comunque di approcciare appunto con umiltà il suo compito e di non fermarsi semplicemente al suo, ma di andare oltre. E poi proattività e risultati, naturalmente ci rimbocchiamo le maniche, ci diamo da fare per risolvere i problemi e inventiamo talvolta delle soluzioni senza aspettare che qualcun altro piuttosto ce ne porga una già pronta. Magari fantasiose però. Magari fantasiose. Però una pezza ce la mettiamo. Esatto, esatto, mettiamo una pezza. Cioè all'inizio quando si presentano dei problemi e ce ne sono stati, facciamo di tutto, facciamo il nostro meglio per risolvere la situazione lì per lì. Poi naturalmente il giorno dopo razionalizziamo, ci sediamo tutti insieme al tavolo delle riunioni e cerchiamo di risolvere il problema alla radice. Infine, ultimo ma non ultimo, ovviamente qualità, ci impegniamo a fare le cose e a farle bene. Ultima slide, una piccolissima panoramica su come è composto il nostro team, su quali sono i nostri dipendenti. Allora noi siamo più di 100 dipendenti, abbiamo un'età media di 34 anni. Dei nostri 100 dipendenti l'80% sono laureati, quindi diciamo raccogliamo un bacino molto ampio di personale qualificato, 58% donne e 42% uomini. Poi abbiamo insomma categorizzato anche in base alle qualifiche, alle mansioni, agli ambiti di inquadramento, quindi 50% sono biotecnologi e biologi, il 20% sono i nostri bioinformatici, il 15% le persone come me che lavorano nell'amministrazione, quindi il personale di staff, un 10% il personale incaricato del settore marketing and sales, che ovviamente come prima spiegava bene Isabella, è per noi fondamentale, e poi il 5% in ingegneri fisici e matematici. In tutto ciò, 20% dei nostri dipendenti hanno una provenienza internazionale, quindi sono talenti globali che vengono da paesi disparati, insomma sia europei che extraeuropei. Ci piace molto cercare in tutti i modi di annullare ogni forma di discriminazione che possa essere basata sul sesso, sulla razza, piuttosto che sulla religione. In Dante Labs, anzi, la diversità è assolutamente un punto di forza, è un valore in più e siamo tutti felicissimi di avere anche l'onore di poterci confrontare giornalmente con delle persone provenienti da altri paesi, altre lingue, altre culture. È una cosa che ci arricchisce moltissimo. E il nostro mantra per l'appunto è cercare talenti in ogni parte del mondo.
Grazie a tutti. Benissimo. Per l'attenzione. Grazie, grazie molto, grazie. Molto interessante, diciamo, l'intervento. Quante persone, una domanda io veloce, quante persone lavorano al polo qui di Dante Labs? Poco più di 100. Ah, quindi i 100 dipendenti sì, sono tutti qui. Sì. Quindi, abbiamo escluso il conteggio. Ah, dal conteggio quelli sì, non ci siamo concentrati sulla realtà. Ho capito, locale. Quindi, insomma, una realtà abbastanza grande. Sì. Considerevole, penso, per i nostri numeri. Perfetto. Grazie. Grazie, grazie veramente. Grazie. Molto interessante. Bene, stiamo con un po' di ritardo, passiamo all'intervento del professor Fratocchi che ci racconterà quanto è difficile fare impresa o quanto è facile, non lo so. Prego Luciano. Grazie Alessandra. Grazie a tutte e tutti, grazie in particolare ad Alessandra e Daniele per aver creato questo evento. Io cercherò di essere telegrafico e sistematizzare le tre esperienze che abbiamo visto fino adesso. Tre esperienze di particolare successo, tre esperienze made in L'Aquila, made molto significativamente in Univac, cioè persone che sono passate per questi luoghi. E allora mi sia permesso cercare di introdurre il tema del verso la tua impresa. Fare impresa non è facile, ce l'hanno detto nelle relazioni precedenti. Se io dovessi fare la relazione istituzionale, vi direi che l'imprenditore è definito dal codice civile. Questa cosa, non essendo un giurista, mi interessa poco, mi interessa però che cosa ne discende. Per fare l'imprenditore e l'imprenditrice non è sufficiente sviluppare un'app, sviluppare qualcosa di innovativo, ma poi lasciare che siano altri. È un compito bellissimo, fare gli inventori, fare gli sviluppatori, è una cosa interessante, utile, ci si diventa talvolta anche ricchi, però non è fare l'imprenditore e l'imprenditrice. Secondo aspetto, l'imprenditore e l'imprenditrice non svolgono un'attività saltuaria, è qualcosa che ti impegna significativamente. Noi oggi in Italia, dati 2020, abbiamo oltre 4 milioni di imprese che danno lavoro a 17 milioni di persone. In questo caso sono escluse le aziende agricole, cioè in media in ogni impresa italiana ci sono 3,87 dipendenti. Questo già capite quante debbono essere le imprese molto molto piccole. Oltre il 95% delle imprese italiane, infatti, è così piccola da essere chiamata micro, cioè meno di 9 dipendenti. Questo anche per capire che siamo un paese che ha avuto ed in parte ha tanta voglia di creare impresa. A partire dagli anni 60, gli anni del boom economico. Questi sono i dati, li scorro molto velocemente, sul fatto che l'Italia sappia creare imprese. Ma le imprese, come nascono, possono anche morire. Dobbiamo accettare che ci sia questo. Ma c'è anche un ricambio delle imprese. Poi però, quando uno dice fare impresa in Italia, io prendo a prestito una riflessione di Antonio quando ci hai detto sembra una storia della Silicon Valley. Ecco, molto spesso si pensa che in Italia non si possa fare impresa. E ce lo dice in maniera drammatica una graduatoria internazionale che vede l'Italia al 58esimo posto nel mondo come paese in cui aprire un'azienda. Cioè, non siamo nei posto ideale per imprenditori e imprenditrici, lo siamo per una serie di motivazioni, fondamentalmente burocrazia, rapporto con la pubblica amministrazione, lungaggini. Qualcuno avrà visto che c'è scritto anche tasse, ma non siamo lì perché paghiamo troppe tasse. Perché molto spesso gli imprenditori e gli imprenditrici italiani vorrebbero pagare lo stesso ammontare di tasse con meno adempimenti. Già questo sarebbe un ottimo risultato. Se poi andiamo a vedere le imprese fatte da giovani,
ci accorgiamo che i giovani ci dicono che le cose, i giovani sono l'istogramma, il nastro grigio, che le cose che ritengono peggiori i nostri giovani imprenditori e le nostre giovani imprenditrici sono le procedure amministrative, quindi la macroburocrazia e il discorso del clima economico sfavorevole. Certe volte bisogna vergognarsi di dire che si è imprenditori, perché in Italia purtroppo imprenditore molto lo vedono come prenditore, cioè si dimenticano la parte davanti. Non siamo un posto in cui culturalmente certe volte l'imprenditore e l'imprenditrice. Ma allora permettetemi di dire, perché se è vero tutto questo ci sono oltre 100.000 imprese che nascono ogni anno da svariati decenni? O stiamo dicendo che siamo un posto dove siamo un manicomio all'aperto, dove gira gente che non sapendo che fare crea un'impresa, oppure c'è qualcosa di diverso? E soprattutto, perché i giovani creano impresa? Questi sono dati aggiornati al 2020, quando è stata fatta questa analisi sulle nuove imprese, è stato fatto uno zoom sulle nuove imprese giovanili. Che cos'è una nuova impresa giovanile? In questo caso è un'azienda che è costituita principalmente da giovani con meno di 30 anni. E sono il 30% delle aziende costituite in Italia. Cioè, di quelle 130.000 aziende, perché questa ricerca prende anche le aziende agricole, il 30% è costituita principalmente da imprenditori e imprenditrici giovani. E allora bisogna immaginare che la follia sia così pervasiva in tutte le generazioni da beccare anche le giovani e i giovani. Inoltre sono aziende con fortissima apertura alla componente di lavoro femminile, sia in termini di compagine societaria, sia in termini di lavoro dipendente. Che cosa succede addirittura? Che se noi andiamo a vedere le start-up innovative, quindi la forma di creazione di impresa più di frontiera, quella che appunto si deve caratterizzare per un elevato grado di innovazione, addirittura noi vediamo che la presenza di giovani nelle start-up innovative è addirittura superiore al caso delle aziende non innovative. E andando a considerare tutte le aziende in cui almeno un giovane sia nel capitale sociale, arriviamo al 42% delle start-up innovative. E allora, ancora una volta, c'è da domandarci, ma se siamo il 59esimo peggiore paese al mondo dove fare impresa e ci sono tutte queste forze imprenditoriali? Bene, questa stessa ricerca ci dice che cosa i giovani e le giovani che creano impresa, e lasciatemelo dire, creano lavoro, perché le storie di SEA, le storie di Dante Labs, sono storie di aziende che hanno creato lavoro su questo territorio. Bene, opportunità di mercato. Guardate l'istogramma, il nastro dei giovani, quello grigio, e vedete che è il nastro più importante, più delle imprese in generale. Ancora, successo personale ed economico. C'è la componente personale, ma c'è anche la componente economica, sfruttamento di un'idea innovativa e valorizzazione delle competenze. Penso che qui il caso di Antonio sia perfetto, nel senso, io lo sono andato a fare il colloquio, ho capito che non era per me. E allora affido il passaggio fondamentale a qualcuno che secondo me ha capito cos'è un imprenditore e un'imprenditrice. È stato il nostro primo Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, era un economista e penso che chi voglia mettere su un'azienda deve leggersi questa frase. E lui dice, ma com'è possibile, nonostante tutto quello che noi, e sta parlando il Presidente della Repubblica, non l'economista, quindi riconosci i problemi della burocrazia, possiamo inventare per molestarli, incepparli e scoraggiarli. Ok? È la vocazione naturale che li spinge.
non soltanto la sede di guadagno, il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare. E scusate, rubo un secondo, sto cercando di accelerare visto che è da molto che l'evento è iniziato, quindi cerchiamo di mandare i messaggi principali. Se così non fosse, non ci spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie ed investono tutti i loro capitali per ritirare spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente comodamente ottenere con altri impieghi, leggi investimenti in borsa, leggi investimenti in titoli. E allora chiudo, e questo serve alla premessa poi di perché nel piano di formazione che Alessandra Continenza nel suo ruolo di prorettrice ha proposto e ha sviluppato c'è una parte specifica sulla creazione di impresa. Essere imprenditori e imprenditrici, scusate, giovanili è e può essere un'esperienza fantastica e alcune delle testimonianze di oggi ce l'hanno dette, però bisogna anche prepararsi. Prepararsi perché? Perché è un mondo difficile, è un mondo che chiede molto. In questo senso, c'è qualcuno che vuole accettare questa sfida? Qualcuno che vuole prepararsi? Bene, oggi è con orgoglio che posso dire che Univac, grazie all'opera della nostra prorettrice Alessandra Continenza, ha pensato di aggiungere un ulteriore elemento che è anche l'accompagnamento verso la creazione di impresa. E quindi noi vi possiamo supportare, però voi, come vedrete tra un attimo, ci dovete mettere del vostro. Grazie veramente. Bene. Bene, no, non te ne scappare, perché così, certo, adesso passiamo, diciamo, ci avviciniamo, ma stai tranquillo, ci avviciniamo alla parte finale, diciamo, della giornata, che appunto ha lo scopo di presentare appunto l'offerta formativa per il prossimo anno accademico su appunto le soft skills. No, ti lascio subito, diciamo, la parola. E niente, va bene, queste sono, diciamo, le poche slide che ho preparato io e vi illustrerò gli altri due moduli. Adesso, diciamo, Luciano, il professor Fradocchi illustrerà proprio quello mirato sull'imprenditorialità. Allora, si tratta di tre moduli, appunto, uno sull'imprenditorialità, uno sulle soft skills e l'orientamento al lavoro e un altro sulla cultura di igiene. Si tratta di, diciamo, il format sono 30-35 ore di attività, riconoscibili come tre crediti formativi. Questo, diciamo, passerà attraverso i CAD e quindi saranno, diciamo, o considerati per esempio tra i crediti liberi oppure in altre attività se il CAD li riconosce nel percorso formativo, oppure semplicemente tre crediti extra che comunque vi andranno in carriera. E sono, diciamo, per attività che dovete fare in prima persona, quindi ci sarà, diciamo, un obbligo di presenza, ci sarà una valutazione finale e quindi poi, diciamo, il riconoscimento in ogni caso, l'attestazione dell'attività che avete svolta con il riconoscimento di aver superato l'esame e poi, diciamo, la fase del passaggio in carriera di questi crediti, ok? I moduli saranno, diciamo, il modulo sulle soft skills orientamento al lavoro verrà erogato nel periodo autunnale, quindi ottobre-dicembre. Il modulo imprenditorialità adesso il professor Fradocchi spiegherà, mentre quello sulla cultura di genere verrà erogato nel secondo semestre. Partiamo con quello sull'imprenditorialità, prego. Grazie Alessandra. È un modulo che, come vedete, è un percorso di accompagnamento alla definizione di un'idea imprenditoriale. Non si esce da questo modulo essendo imprenditori o imprenditrici, ma avete fatto tutto quel percorso che vi aiuta a capire la vostra idea imprenditoriale. Perché l'aspetto fondamentale è che tutto parte dalla business idea. Poi ci sono degli step successivi, si chiamano business model, c'è il business plan, che sono documenti fondamentali,
ma finché non ragionate adeguatamente sulla vostra idea di business, non la raffinate, è inutile pensare ai numeri, è inutile porsi il problema chi mi dirà i soldi, faccio il crowdfunding, c'è il bando di finanziamenti agevolati. No, prima si parte dall'idea, quello è ciò che è fondamentale. Quindi si tratta di un percorso infoformativo di accompagnamento, il che vuol dire che durante questo percorso si lavora. Ogni volta vi viene dato uno strumento e poi all'incontro successivo bisogna presentare come quello strumento è stato applicato alla propria idea imprenditoriale. A chi si rivolge? Si rivolge a studenti e studentesse delle lauree triennali e delle lauree magistrali, tutte, perché si può essere imprenditori e imprenditrici venendo dalle scienze hard, dalla tecnologia, dall'ingegneria, dalle scienze umane, dalle scienze economiche. Anzi, se avete un'idea, provate a capire come colleghi e colleghe che vengono da percorsi diversi vi possono essere di aiuto. Sperimenterete che fare una compagine societaria in cui parlate tutti lo stesso linguaggio vi dà dei vantaggi, ma non per forza, perché l'interdisciplinarietà è fondamentale anche nell'idea imprenditoriale. Queste persone verranno selezionate. E la selezione avverrà sulla base della prima idea imprenditoriale. Quindi noi vi stiamo invitando come Univac a presentarci delle idee, massimo 5-6 persone per ogni idea imprenditoriale, potendo in questa compagine che propone l'idea anche avere fino a un 50% di persone esterne. Questo proprio per favorire, perché magari l'idea è nata in un gruppo di amici, alcuni dei quali non sono studenti o studentesse Univac. Benissimo, possono essere idee utili, però vogliamo che almeno il 50% delle persone siano nostri studenti o studentesse. Che caratteristiche deve avere l'idea imprenditoriale? Va bene qualsiasi settore produttivo o di servizi, ovviamente purché legale. Il mercato di riferimento può essere qualsiasi, mercato aquilano abruzzese, nazionale o internazionale. Attenzione, al momento per questo tipo di percorso di accompagnamento non è un percorso di accompagnamento alla libera professione, quindi l'idea imprenditoriale non è iscrizione all'albo e svolgimento delle attività libero professionali relative all'albo. Professione eccellente, opportunità professionale fondamentale, ma è diversa dalla creazione di un'impresa. Così come non verranno accettate quelle idee in cui si parte dal presupposto tanto tutto è su fondi da trasferimento pubblico. Quindi un'idea imprenditoriale non che non abbia il pubblico come cliente, ci mancherebbe altro. Io potrei sviluppare dei prodotti e dei servizi da vendere alla pubblica amministrazione. Il discorso è quando invece tutta l'idea imprenditoriale ha come finanziatore unico, non come cliente, lo Stato, perché è un'attività che non ha basi economiche sul mercato. Verranno tra i criteri principali preferite quelle idee che hanno una qualche forma di innovatività. In questo, quindi, nel presentare, cercate di spiegarci perché non fate la stessa cosa che oggi viene fatta sul mercato. Logicamente non parlo solo di innovazione di prodotto o di processo produttivo, può essere un'innovazione di carattere commerciale, un'innovazione organizzativa, un'innovazione di marketing e così via. Come verranno selezionate le idee? Entro il 15 ottobre consegnerete la vostra bozza di idea imprenditoriale, fra un minuto vi dirò i contenuti fondamentali, ci sarà una valutazione delle idee imprenditoriali e il comitato organizzativo si riserva anche di chiedervi maggiori informazioni e magari in alcuni casi di fare delle interviste per approfondire le idee. Verrà pubblicata quindi la lista delle idee imprenditoriali che sono state ammesse, questo avverrà entro il 30 novembre, in modo poi
che con l'inizio del 2023 andremo online nel senso partiremo con il corso in presenza. Con tutto il rispetto però l'online abbiamo dato. Ultimo aspetto, quali sono i contenuti dell'idea imprenditoriale? Vi chiediamo di scrivere al massimo una pagina, siccome altre volte subito le interline, cerchiamo di capirci, stiamo parlando di una paginetta, in cui indicarci tre elementi. Qual è il bisogno che volete soddisfare? Chi sono e che caratteristiche hanno i clienti che immaginate che hanno quel bisogno? E come intendete soddisfarlo? Mi raccomando, nel descrivere come, cercate di far esaltare l'aspetto di innovazione. Accanto a questo ci dovete mettere ovviamente la lista dei proponenti, le 5-6 persone di cui massimo 50% esterni, dirci da dove venite, ma questo non sarà usato come criterio, quindi potete venire da qualsiasi corso di laurea, triennale o magistrale, ci serve per capire come è fatta questa compagine, l'anno di iscrizione al corso per i proponenti interni e qualche indicazione sui proponenti esterni, per esempio il titolo di studio, ma anche le esperienze lavorative per capire come si inseriscono in questa proposta. Io ringrazio tutte e due per aver creato questa opportunità e sono a disposizione. Grazie. Grazie professor Fredocchi. Grazie a voi. Esaustivo. Spero concentrato nei tempi. Come no? Avevamo già sforato prima, ma è andato perfetto. Bene, vi rubo gli ultimi minuti, così poi parliamo, passiamo a domande o a quello che più ritenete opportuno. Allora, questo è l'evento, ecco qua. Partiamo appunto con i moduli, quindi vi dicevo, l'idea è di fare in modo che esista nell'ambito dell'offerta formativa curriculare dell'università un core, di moduli che io spero potrà crescere nel tempo. L'anno scorso ne abbiamo proposto uno, quest'anno ne partiamo con tre, speriamo di poter aggiungerne anche altri in futuro, che possano, in qualche modo aumentare il numero di strumenti che i nostri studenti porteranno, che voi studenti e studentesse porterete nella vostra valigetta degli attrezzi. Bene? Allora abbiamo visto il modulo sull'imprenditorialità, vediamo velocemente il modulo di soft skills e orientamento al lavoro. Di nuovo il format è sempre lo stesso, quindi 30-35 ore per un totale di 3 crediti. Anche qui presenza per lo più, quindi ci sarà un 70-80% minimo di presenza richiesta alle attività, anche perché la maggior parte delle attività l'avete visto da Manpower come si è presentato e anche come la professoressa Di Giacomo vi ha parlato, è molto giocato su l'esperienziale, quindi ha esperienze che farete insieme proprio per approfondire alcuni aspetti e sondare quelle che sono le vostre super capacità o quelle che sono le vostre mancanze. Ovviamente è così, ognuno è predisposto di più o di meno a certe attività e a certe capacità. Quindi si sonderanno le capacità comunicative, la comunicazione assertiva, il linguaggio del corpo, la gestione dell'emotività, le competenze relazionali. E questo sarà un mix di interventi fatti da docenti dell'università, quindi in particolare la professoressa Di Giacomo, che è una psicologa, come forse avrete capito, la professoressa Sammarra, che invece è una docente che si occupa molto di risorse umane, quindi in ambito universitario. Ci avverremo anche della disponibilità del dottor Di Benedetto, che darà anche un taglio su quelle che sono le soft skills richieste per l'amministrazione pubblica, quindi per permettervi anche di accedere con più facilità a quelli che sono i nuovi bandi di cui vi ha parlato il dottor Di Benedetto. Ci sarà una parte pratico-applicativa e quindi incentrata sul problem solving, il decision making, la gestione dei conflitti. E questa, queste prime due parti saranno appunto a cura di docenti interni e di un'azienda di risorse umane che appunto sarà Manpower, così come l'avete conosciuta oggi. Poi ci sarà una parte proprio di ricerca del lavoro,
e quindi il personal branding, come scrivere un curriculum, come approcciare, come prepararsi per un colloquio di lavoro, dopodiché proprio appunto simulazioni di colloqui ed assessment con aziende che verranno e diciamo vi faranno cimentare. Come funziona? Il modulo diciamo sarà erogato nel periodo ottobre-dicembre, uscirà un bando a cui chiederemo agli studenti di applicare. Come l'anno scorso selezioneremo 60 studenti e quindi diciamo preferendo, visto che questa è un'offerta che diciamo andrà a regime, preferendo quanti stanno diciamo sono vicini alla laurea, quindi terzo anno o laurea magistrale, appunto perché diciamo gli altri primo secondo anno avranno modo di poter fruire di questi moduli negli anni successivi. Okay. E, di nuovo ci sarà diciamo, la fase di lavoro proprio in classe e alla fine diciamo, una verifica, dopodiché segue l'attestazione dell'attività fatta e poi il passaggio in CAD per i crediti. I CAD sono già informati perché già l'anno scorso hanno conosciuto questo tipo di offerta formativa, quindi dovrebbe essere ancora, cioè quest'anno non c'è stato nessun problema nel riconoscimento, immagino che sarà così anche l'anno prossimo. L'ultimo modulo di cui invece vi voglio parlare è focalizzato sulla cultura di genere. Questo è un problema che sta entrando diciamo a gamba tesa negli ambienti di lavoro, quindi siano essi privati, siano essi di pubblica amministrazione. Quindi anche qui diciamo lo scopo, il goal del modulo è proprio quello di rendere gli studenti e le studentesse consapevoli diciamo di come affrontare anche in ambiti di lavoro queste problematiche. Quindi si parte con una parte diciamo più sul psicologico-sociologico, quindi gli stereotipi di genere, quindi fatto a cura anche qui di docenti universitari con altri, diciamo, altre risorse diciamo, del territorio. Quindi la professoressa Gammone che è sociologa della nostra università e poi l'ordine degli psicologi. Poi avremo una parte che diciamo, sarà incentrata sulla teoria e la pratica giuridica della questione di genere negli ambienti di lavoro e il diritto di lavoro in materia appunto di genere, quindi come rispettare la parità, quali sono diciamo le esigenze dei generi e come rispettare diciamo integralmente la personalità di ognuno di noi. E questo sarà cura di la professoressa Caroccia e la professoressa Del Vecchio, che sono esperte diciamo in questa materia, sono giuriste diciamo, e la Del Vecchio è proprio giuslavorista. Poi avremo un intervento della professoressa Thornton, letterata, sul problema della lingua italiana, come la lingua italiana si modifica per accogliere diciamo, il genere. Uno è l'aspetto legato all'educazione, quindi come si educa maschile e femminile negli schemi, ma è come anche andare oltre. Qui abbiamo una serie di pedagogisti, quindi il professor Vaccarelli, la professoressa Nanni, Nuzzaci, l'Analdi, la salute e il genere, quindi la salute di genere, quindi come coniugare questi due aspetti con una esperta, la dottoressa Ginaldi, che appunto è esperta proprio di salute di genere. E poi diciamo chiuderemo con quelli che sono i diritti diciamo di genere, quindi per maschile e femminile, ma anche omofobia, gender fluid e la violenza di genere, con interventi dell'Arcigay, la Questura dell'Aquila e il Centro Antiviolenza delle Donne. Ok, quindi il periodo diciamo di erogazione previsto è il periodo marzo-maggio per questo modulo. E niente, il format diciamo sarà sempre lo stesso, 30-35 ore con verifica finale alla fine e ratifica diciamo delle competenze acquisite. Per me adesso diciamo è tutto, quindi niente, ci avviamo alla conclusione e quindi siamo pronti, disponibili per domande e interventi. Prego. Ma se l'idea imprenditoriale non venisse accettata alla fine del corso, avrebbe comunque il vostro credito oppure... Se no, è quello è il... L'idea imprenditoriale serve per formare l'aula. Le imprenditoriali selezionate, i partecipanti,
partecipano al corso. Quindi non è che poi l'idea imprenditoriale viene realizzata completamente, perché noi facciamo la prima parte di accompagnamento. Quindi l'idea imprenditoriale serve, dovendo avere al massimo un certo numero di persone in aula, perché è un percorso di accompagnamento, quindi vuol dire che i relatori e le relatrici dovranno lavorare insieme ai partecipanti per selezionare le persone. Partiamo dalla selezione delle idee imprenditoriali. Non so se è chiaro. Quindi se arrivassero 100 idee imprenditoriali, ipoteticamente 500 studenti e studentesse che stanno dietro, noi non le possiamo accettare tutte. Il criterio questa volta non è di selezionare, visto che stiamo parlando di creazione di impresa, sarebbe sufficientemente assurdo dire che quella persona, perché ha la media del 29, può diventare più verosimilmente imprenditore di un altro perché ha il 24 o di un altro ancora che ha il 18. Perché magari nel successo accademico sono bravissimi, eccezionali, però magari non hanno altre doti che sono prettamente imprenditoriali. Quindi lo screening per definire chi parteciperà al corso lo facciamo sulle idee piuttosto che sulle persone. Non so se adesso è stato anche perché come criterio di selezione. Esatto, esatto. Quindi uscirà. Se l'idea risulta innovativa, stimolante, ci sono opportunità di farla crescere, quelle persone che l'hanno proposta si prendono tutte quante con loro. Allora diciamo che come tempi a settembre uscirà un bando, okay, sia per la Cold Idee sia per l'interesse verso il primo modulo, okay, che sono, ci saranno tutte le cose, chiaramente anche perché poi diciamo lavorerete sull'idea. Cioè l'idea sarà, diciamo, la res, diciamo, l'oggetto intorno a cui, diciamo, ruoterà il vostro lavoro di affinamento. 28-30 ore tutte di nuovi concetti, ma tipo presentazione di un concetto, bene, la prossima volta applicate questo concetto, questo strumento, questa tecnica alla vostra idea. E quindi i gruppi devono presentare e lì avranno un feedback. Guarda, però dovresti valutare questo aspetto. Altro concetto, altra sessione di applicazione. Cioè è molto pragmatico, diciamo, e insomma serve proprio per mettervi alla prova, okay. Capito? Okay. Questo è quanto. Prego, no, Davide. Altre domande? Altre domande? No, tutto chiaro. Allora, io diciamo, penso che è già da un pochino che siamo, sì, quindi chiudiamo soltanto con questo, diciamo, con questo link, che lo condivido in maniera tale che rimanga anche sulla registrazione. È un link ad un form, quindi condividilo nel senso tra i tuoi colleghi. Io eccetera. Adesso chiedo di metterlo sull'avviso. Allora, l'evento è stato registrato e sarà su YouTube, mi sembra, sul canale YouTube. E io metterò questo link, chiederò al webmaster di mantenere la news per qualche giorno e metteremo il link per la manifestazione, esatto, di interesse. L'obiettivo è quello di collezionare un pochino le manifestazioni di interesse, eventuali manifestazioni di interesse, dove, e quindi vengono chieste, a parte informazioni sul corso di studi che frequentate, sull'anno di corso, anche il modulo o i moduli ai quali siete interessati. D'accordo. E quindi ecco una domanda che è stata fatta così, anche da Manpower. Da Manpower, certo. Sì, che cosa ci si aspetta dall'offerta formativa così come viene proposta, nel senso quali sono eventualmente gli obiettivi che vi piacerebbe raggiungere con questo? Cioè pure per noi diciamo è tutto nuovo, quindi l'anno scorso siamo usciti con delle proposte, quest'anno sulla base delle esperienze dello scorso anno abbiamo diciamo rimodulato la cosa per cercare di incontrare anche l'interesse di più persone possibile. E, insomma, e via via insomma sensibilizzarli. La nostra idea appunto è quella di cercare di crescere con questi moduli e dare a tutti l'opportunità di utilizzare, diciamo, di acquisire le competenze che vi possono essere poi utili per realizzarvi, diciamo, all'esterno, per arrivare, diciamo, preparati e non magari prendere il primo posto che vi capita solo perché appunto è il primo e poi soffrire per anni. Insomma, cioè, diciamo, uno è il lavoro che uno fa, deve venire, diciamo, uno si deve, diciamo, il lavoro e la persona si devono scegliere in qualche modo e nel momento in cui dite di sì dovete
essere confidenti che questo, diciamo, che l'unirsi, diciamo, ad una impresa, ad un'amministrazione vi porterà una crescita comunque, no? Vi darà del valore aggiunto. Altrimenti, diciamo, uno poi si scoccia, ovviamente. Cioè, è una cosa con cui uno ci si sveglia tutte le mattine, quindi se non c'è un incentivo, una motivazione forte, non funziona. Va bene, quindi penso io penso che ringraziamo diciamo le ditte che sono, esatto, che sono intervenute, penso che insomma hanno dato un bello spaccato di quelle che sono come esperienza, quindi. Sì, io spero insomma che gli studenti apprezzeranno, vogliano apprezzare, diciamo, questa sia, diciamo, l'evento di per sé, ma anche, diciamo, poi il lavoro che con i colleghi stiamo abbastanza faticosamente portando avanti, tra mille cose altre da fare. Va bene. Va benissimo. Grazie.